Sto registrando. Non vedo niente. Voilà, ci voglio qualche secondo, eh. Comunque ti posso dire intanto, caro Vincenzo, ho la fortuna e l'onore di dirti che sei in diretta su Ingegneria Dintorni. Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, diamo un po' di... Siamo in diretta non solo su Ingegneria Dintorni. Cominciamo per dare tempo anche alle persone che si collegano, che siamo in diretta anche su una pagina che tu hai voluto fortemente. Nel comitato Nervi e Morandi, che è un comitato che tu hai voluto con tutta la tua forza, con passione. Certo, Vuoi raccontare un spero che attimo qual è l'idea di questo comitato mentre le persone si riprendiamo. collegano? Riprendiamo, certo, è una bella iniziativa a cui abbiamo dato inizio insieme, si può dire. Diciamo, vabbè, io sono stato il promotore, poi hanno seguito tante persone che ci hanno dato la mano. Certo. L'idea è quella di formare un gruppo di persone quanto più ampio possibile per cercare di salvaguardare appunto le strutture belle, quelle che hanno fatto la storia, perché in quest'ultimo periodo abbiamo visto dai crolli che si sono verificati a partire dal Ponte Morandi, ma tante altre strutture danneggiate, abbandonate, eccetera, che sembra che questa cosa venga un po' trascurata da tante persone e da tante istituzioni che dovrebbero occuparsi di queste strutture. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, attraverso i social, di sensibilizzare appunto le istituzioni e le persone per cercare appunto di salvaguardare queste strutture che hanno fatto la storia della nostra nazione, perché l'Italia è Esatto. conosciuta nel mondo per le sue opere, per l'arte, per le strutture e per i geni che ci hanno preceduto, e noi dobbiamo salvaguardare questa memoria. Quindi Certo. attraverso i social cerchiamo di sensibilizzare, se ci riusciamo. Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, io Vincenzo non ti ho presentato a dovere, però lo faccio. Dubito che qualcuno non ti conosca. Va Vincenzo Nunziata, ingegnere con la I maiuscola, strutturista, appassionato di strutture e scrittore di libri su cui io e tante generazioni di professionisti hanno studiato, sia sul cemento armato sia sull'acciaio. E proprio sull'acciaio ci prendiamo un minuto prima di iniziare la presentazione perché oggi è un giorno importante per tante cose, vero Vincenzo? Intanto il tuo compleanno e buon compleanno. Grazie, grazie. Oggi certamente è un giorno, a parte il compleanno, è un giorno, diciamo, di festa, tra virgolette, perché proprio oggi è stato messo in commercio, pubblicato dalla mia casa editrice, una nuova edizione del volume, il mio primo volume, diciamo, con cui sono partito come autore, e che è questo qui che ho alle spalle. Allora, teoria e pratica delle strutture in acciaio, che molti conoscono, ingegneri e studenti Come universitari, no? è il libro con cui sono partito come autore, che mi ha dato tante soddisfazioni perché mi ha fatto conoscere sia al mondo universitario che al mondo professionale. Questa nuova edizione è importante perché? Perché è un'edizione a cui ci tengo molto, in cui diciamo, ci ho lavorato e sono state aggiunte più di 200 pagine. Quindi è completamente stravolto rispetto alla precedente. Sono 800 pagine e l'importanza di questa nuova edizione è praticamente, ho voluto dare una maggiore, diciamo, peso alla progettazione in zona sismica attraverso un nuovo metodo che ho proposto ai miei lettori. E per dare ancora maggiore importanza a questo fatto, ho voluto fare una doppia edizione, diciamo, anche una parte, un libro cartonato da collezione per restare un segno di questa edizione, per dare appunto una maggiore importanza all'edizione stessa. Chi poi leggerà il libro mi saprà dire se sono riuscito nell'intento di portare qualcosa di innovativo nella progettazione delle strutture in acciaio. Guarda, Vincenzo, ci sono già i primi commenti. Intanto tante persone ti fanno gli auguri, ma poi Paolo scrive: ho la prima edizione del libro sull'acciaio, quella blu. Quanti ricordi? Vedi Ah, a proprio proposito, l'affetto. questo fatto dell'edizione blu, diciamo che ci sono sempre rimasto molto legato alla prima edizione, perché la storia è partita un po' così per caso, perché chi si sarebbe mai immaginato che io sono un libero professionista, appassionato di strutture, e all'epoca, diciamo, nel 97 avevo quasi 30 anni, 33,
Quindi iniziai questa avventura senza sapere dove andava a parare. Quindi fu un po' per caso che conobbi questo editore che mi ha consentito appunto di pubblicare. Questa edizione blu è, diciamo, la prima edizione dedicata un po' ai miei genitori, quindi diciamo ci sono rimasto molto legato a questa copia, è molto bella come copertina. Quindi consiglio a chi ce l'ha di conservarla perché sarà. Penso è una cosa importante questa. Paolo scrive infatti, lo conservo gelosamente, però dice anche, devo avere la nuova edizione, ne aveva parlato al SAIO 2 anni fa. E sempre della nuova edizione, Daniele Borgogni, che conosci bene perché scrive con noi sullo strutturista, dice il Garabit in copertina, devo averlo. Quindi l'hai già conquistato, Vincenzo. Il Garabit di copertina. Sì, l'hai conquistato con la copertina. Ah, sì, sulla copertina. Va bene, e invece oggi ci volevi parlare di un qualcosa di un po' filosofico che è un po' la radice, no? La nostra origine di tutti gli strutturisti. Sì, diciamo che oggi voglio parlare di un argomento che molte volte non è, molti strutturisti non hanno una perfetta conoscenza della storia, delle strutture, di quello che ci ha preceduto, anche perché forse nell'immaginario collettivo l'ingegnere, lo strutturista, è inteso come un matematico, come un teorico, qualcuno che fa il calcolatore, tra Il virgolette, calcolatore, è oh, che quello lì parola che brutta. calcola le strutture. In realtà questo è sbagliato perché noi strutturisti non siamo calcolatori, non siamo dei semplici calcolatori, perché è offensivo chiamare calcolatore a uno strutturista, perché io non mi ritengo un calcolatore. Quindi ho sempre pensato a questa cosa, ma anche in passato, diciamo negli anni, proprio per cercare di dare un segnale. Portavo di esempio alcune strutture, alcune opere realizzate in passato da grandi strutturisti che sono rimaste appunto nella storia come delle icone che rimangono lì immortali. Pensiamo alla Torre Eiffel, al Fort Rail Bridge, al Pantheon, che poi analizzeremo, alla cupola del Brunelleschi. Sono delle opere strutturali di grande valore che sono state realizzate non da calcolatore, ma da strutturisti che poi chiaramente col passare del tempo ci siamo evoluti anche noi, però diciamo la base, l'origine, la radice degli strutturisti è quella nei secoli. Per Certo. cui attraverso questa nostra diciamo, incontro, questa discussione di stasera, parleremo appunto di queste opere degli strutturisti. Voglio Certo. aprire anche io le Sì, slide. ti conviene, così le vediamo direttamente. Quindi, Te hai dato anche una definizione di strutturista. sì, infatti ho detto che ho iniziato con la definizione dello strutturista. Chi è lo strutturista? E quindi ho scritto, a mio parere, deve essere un tecnico specializzato, un ingegnere o un architetto, perché anche un architetto può essere strutturista, Certo. che oltre alle normali competenze spettanti alla categoria di appartenenza, dimostri di possedere un idoneo percorso formativo universitario inerente allo studio e alla progettazione di strutture, un tirocinio specifico post-laurea documentato in minimo 2 anni. Tale figura professionale dovrebbe far parte di un apposito elenco tenuto presso gli ordini professionali. Cioè, in sintesi, io penso che uno strutturista, a parte, certamente deve avere un percorso universitario, Certo. poi comunque c'è bisogno di un'esperienza oltre alle capacità, e non tutti quanti possono progettare strutture. Bisognerebbe creare, come in altre parti, per esempio in America, dove c'è structural engineer, cioè un albo specifico di strutturistiche. Perché questo? Perché chiaramente, come ci sono gli specialisti nel mondo medico, Certo. cioè ginecologo, pediatra, eccetera, noi siamo degli specialisti nel mondo dell'ingegneria. E quindi molte volte in passato, io mi ricordo quando mi sono laureato, avevo la concorrenza che mi veniva fatta non era da altri ingegneri civili o strutturisti, ma quelli che mi facevano concorrenza erano ingegneri elettronici, ingegneri chimici, Sì. ingegneri aeronautici, senza offesa per nessuno, ma ognuno dovrebbe fare quello per cui è maggiormente portato Certo. e il Quello per cui ha mestiere. studiato. Cioè, ognuno dovrebbe fare il suo mestiere, mi sembra logico. Sì. Invece la normativa, le leggi fino a poco tempo fa permettevano a tutti gli ingegneri di poter fare qualsiasi cosa, e questo non è giusto. Perciò
A mio parere, e anche oggi in parte è così, perché poi non è stato, diciamo, completamente modificato l'ordinamento. Per Certo, cui no, no. questa è la prima cosa. Quindi una forte specializzazione, mi piace questa cosa. Certo. Uno che si occupa di strutture in maniera pura. E andiamo avanti, e tu qui la seconda slide la fai sullo strutturista di Allora, definizione. lo strutturista, diciamo, per me, il mio maestro è Pierluigi Nervi, e lo strutturista, cioè lo strutturista, diciamo, per definizione. Infatti, Nervi mi ha guidato nella mia attività professionale con la sua filosofia di progettazione ed è stato il mio maestro ideale, che non ho conosciuto per una questione di età. L'altro mio maestro è Odone Belluzzi per quanto riguarda la Caspita. parte scientifica e la scienza delle costruzioni, che è sempre importante, quindi scienza, teoria e pratica sono sempre due facce della stessa medaglia che un ingegnere deve saper gestire, Certo. oltre alle capacità che sono innate in ognuno di noi, e quindi è chiaro che non tutti quanti siamo uguali. La stessa struttura progettata da strutturisti diversi viene fatta in maniera diversa, quindi questa, però la base è unica. E Nervi Certo. che diceva, proprio ritornando al discorso delle opere d'arte, di costruire arte anche in quei aspetti più tecnici che si riferiscono alla stabilità strutturale. Quindi Nervi dà per scontato che la struttura, progettare una struttura, è un qualche cosa che ha a che fare con l'arte, come la Certo. musica, la pittura, la scultura. Anzi, io ritengo che le strutture, la progettazione strutturale sia più importante rispetto ad altre arti, come appunto la musica. Perché? Per quale motivo? Perché il musicista, se sbaglia una nota, sbaglia qualche cosa, non crea problemi. Invece, se sbaglia uno strutturista a realizzare una struttura, è una questione di sicurezza. Per cui la nostra arte è superiore rispetto ad altre arti. A cui si dà più peso, a mio parere. Sicuramente è più di responsabilità, perché abbiamo una responsabilità gigantesca. Certamente. Appunto, poi Nervi, un'altra frase di Nervi che riportata in uno dei suoi libri, per molti e molti secoli l'empirismo intuitivo è stato l'unica guida di progettista e costruttore. La grandiosità e perfezione tecnica di molte realizzazioni del passato dimostrano che, partendo dalla sola intuizione e dalle interpretazioni di esperienze statiche offerte dalla quotidiana realtà costruttiva, questi nostri predecessori avevano potuto formarsi una sensibilità statica la cui efficacia e la purezza sono misurate dall'eccellenza delle opere costruite. Cioè, in sintesi, Nervi diceva che, cosa che poi vedremo, nel passato gli strutturisti non conoscevano né scienza né statica, non avevano una scienza delle costruzioni, ma nello stesso tempo hanno progettato le strutture che stanno lì da secoli. E anzi, molte di queste strutture sono durate più delle strutture moderne che crollano per eventi naturali. Quindi, solo basandosi sull'intuizione, quindi l'intuizione e le capacità, queste Certo. sono delle caratteristiche che esulano un poco dalla scienza, che fanno parte appunto delle capacità personali. Certo, Quindi, certo. progettare strutture è un insieme di cose e su base, cioè, lo strutturista si affida alla matematica, ma la parte più importante è data dall'intuizione e dalla capacità personale. Certo. Dalla capacità di capire. Infatti, nella slide successiva ci parli dei primi strutturisti, quando loro la matematica neanche sapevano cosa fosse. Diciamo, sono andato un po' indietro. I primi uomini che erano delle, diciamo, seguivano il cibo, quindi erano dei cacciatori e quindi avevano bisogno di ricoveri, delle tende. Poi, se erano fortunati, si trovavano in prossimità di qualche caverna, si adattavano alla caverna. Ma quando sono diventati stanziali, quindi si sono dati all'agricoltura, hanno dovuto incominciare a pensare di crearsi dei rifugi stabili. E quindi Certo. possiamo vedere nella capanna già degli elementi strutturali, il pilastro centrale. Si resero conto che se facevano un palo troppo lungo e lo caricavano, si spezzava. Noi diciamo che si spezza per l'instabilità, ma non lo sapevano che cos'è l'instabilità, però avevano il principio di capire per quale motivo si spezzasse, per cui le capanne erano sempre basse, fatte con pali molto spessi, quindi il palo, il pilastro, oppure la copertura, le travi inclinate, quindi già si vedono nella capanna degli primi elementi strutturali, Dei principi. Sì, dei principi. Infatti, se andiamo alla slide successiva, subito. Io adoro questa slide qui. ha
infatti, questa figura mi capitò per caso vedere questo bambino che costruiva questo totem. Io all'epoca stavo pensando di scrivere un libro, appunto, che si chiama Principi strutturali, dove si parla un po' di queste cose, dei principi, della storia, eccetera, e inserire questa figura nel libro. Cioè, vedi questo bambino che magari non cammina, non parla, però nella costruzione del totem già utilizza dei principi, no? Perché fa la base più larga rispetto alla sommità. E per renderla più stabile, gli stessi principi che sono stati utilizzati dal progettista del Chrysler Building, Esatto. quindi che ha la base più grande. Non voglio dire che il bambino sarebbe capace di progettare il grattacielo, però comunque i due, cioè quello che ha progettato il Chrysler Building e il bambino, hanno utilizzato alla base lo stesso principio. Poi per realizzarlo veramente, per calcolarlo, poi ci sono i calcolatori a questo punto, però la progettazione si basa su dei principi molto semplici. Infatti, L'idea se è vai dopo. semplice, è il validarla dopo con i calcoli che è più Sì. complesso. Infatti, se vai quello che c'è dopo, Ah, è vero, certo. questo per esempio, no? Noi sappiamo la trava sbalzo, quindi una trava che fuoriesce da un muro, no? Una qualsiasi persona, anche non ingegnere, capisce subito che la soluzione riportata in B è scorretta perché si Certo. va ad allargare verso l'estremità, mentre la soluzione corretta è quella lì A, che presenta la sezione più alta, più grossa in corrispondenza dell'incastro. Il normale, diciamo, la persona che non è del settore, non si spiega. Cioè, capendo il principio, però non si spiega per quale motivo. Noi che siamo ingegneri poi Certo. andiamo oltre e sappiamo per quale motivo la sezione deve essere più alta, perché ci sta una sollecitazione che noi abbiamo chiamato momento flettente, ma perché l'abbiamo chiamato noi momento flettente? Ma mica la trave sa che esiste il momento flettente. C'è una sollecitazione che si chiama taglio e noi sappiamo che in corrispondenza dell'incastro queste due sollecitazioni sono massime, per cui hanno bisogno di una sezione resistente più alta. Ma Certo. questo lo diciamo noi come tecnici, ma il principio alla base di questa riflessione è noto a tutti, anche ai non tecnici. Per cui voglio dire, ognuno di noi ha delle capacità innate, ognuno di noi siamo tutti un po' costrutturisti, come ho Esatto. scritto nella slide. Esatto, ti voglio leggere prima di passare alla prossima slide due bei commenti. Il primo ce lo dice Davide. Davide dice: libro acquistato in diretta. Per comprendere meglio l'acciaio, ho acquistato un mattone, nel senso di aver comprato un grande libro. Quindi sappi, Vincenzo, che già questa diretta col compleanno ha fatto sì che abbia convinto Davide a prendere il libro. E poi Leonardo Bandini, che insieme a te nel comitato scientifico dello strutturista, ti saluta così. Abbiamo iniziato tutti così. Siamo ancora così, una grande responsabilità, ma nel contempo una grande fortuna essere degli strutturisti. E ti dice anche che trasudi passione. Questa discussione è bellissima. Bene, e non abbiamo anche iniziato a parlare delle cose più Ragazzi, importanti. preparatevi perché finirà tardissimo, mi sa, questa diretta, perché ci stiamo appassionando tutti e andremo lungo, Perché lungo, ci sta ancora molto da dire, lungo. siamo partiti con bambini, adesso andremo Sulle piramidi. sui pezzi forti, andiamo sui pezzi forti adesso. Quindi, prima di andare sui pezzi forti, però volevo parlare di un argomento che ogni tanto mi si ripresenta, questo delle piramidi. Quindi, perché mi appassiona questa. Cioè, molte volte noi pensiamo alle piramidi, prima cosa le piramidi per me non sono delle strutture, ma diciamo perché io l'ho molto, diciamo, forse le ho chiamate delle montagne di pietra, perché per me la struttura è diversa. E la domanda che ognuno si fa, è come sono state costruite queste piramidi? No, perché è una domanda, che cosa ci spaventa, cioè che cosa ci impressiona, la grandezza. Molte volte gli americani dicono big is beautiful, no? Anche se Certo. forse, non, per esempio, la piramide non ha dei principi strutturali dietro, ma è dato solo da una geometria che è appunto la forma della piramide. Però quello che la rende, diciamo, unica è la dimensione. Pensiamo alla base della piramide, 230x230 metri. Cioè, ci vanno delle piazze all'interno, la chiesa, la basilica del Vaticano, insieme al Duomo di Milano, entrerebbero nella piramide. Esatto, due campi da calcio su ogni lato. 146 metri, no?
Quindi, perché cosa poi? A volte non mi spiego, queste piramidi poi alla fine sono delle tombe, no? Oppure sono qualche altra cosa, perché ci sta chi pensa pure che vengano, ci siano degli alieni o che abbiano un simbolo, cioè siano dei simboli astronomici. Quindi ci sono tante cose, perché se poi uno pensa che in queste piramidi, cioè nella piramide di Cheope, realizzata circa 2500 a.C., ci sono solo tre stanzette, uno potrebbe pensare, ma com'è possibile che hanno fatto una cosa così grande per metterci tre stanze, la stanza del re e della regina in un'altra stanza? Quindi mi sembra impossibile che qualcuno abbia potuto pensare a cosa c'è. Però tornando al discorso di come è stata realizzata, cioè, questo non è un fatto importante per gli strutturisti, anche se molti strutturisti si sono fatti coinvolgere in questa cosa. Perché se pensiamo quante persone hanno lavorato sulle piramidi, 100.000 uomini, Mamma mia. immaginiamo questi uomini trasformarli in forza lavoro. Cioè, corrispondono a centinaia di tir, di gru, per cui gli uomini si sarebbero potuto caricare sulle spalle i blocchi con cui sono composti di granito, diciamo che un blocco pesa circa 2,5 tonnellate. Ma anche oggi, per esempio, se vai alla slide successiva, Subito. ci sono ancora delle festività, Ah, delle sì. tradizioni, che per esempio la festa dei Gigli di Nola, in provincia di Napoli, dove questi obelischi che pesano circa 3 tonnellate sono portati a 100 uomini. Quindi immaginate 100 uomini che si portano un blocco e lo portano e costruiscono le piramidi. Quindi per noi strutturisti non è importante come sono state costruite le piramidi, pensando a quante persone hanno lavorato su questo. Questo per dire, Sì, è incredibile. l'importanza di determinate cose. Invece quello che è importante è quello dopo. I tempi greci. Passiamo ai tempi greci. Diciamo, la domanda che in questa slide, il tempio greco, quindi dall'800 al 30 a.C., chi ha costruito il tempio greco? È uno strutturista, cioè. Ecco, cioè facciamo una discussione fra di noi. Secondo te, Ci sto l'architettura pensando. greca può essere intesa come struttura? Allora, ti dico che visto la densità dei pilastri, qui c'è una cautela mostruosa nel costruire, perché non c'è flessione, c'è solo taglio alla fine qua, fra le travi, praticamente. Cioè, diciamo che i greci diciamo, non si preoccupavano dell'aspetto statico, No. perché chiaramente questi pilastri, queste colonne molto fitte, con grosse, alte, eccetera, era più un aspetto. L'architettura greca si basa su non principi strutturali, perché chiaramente noi, la nostra arte è quella di basarci su dei principi strutturali. E qua Certo. ci si basa su dei principi di geometria, matematica elementare e bellezza, perché se vedi la trabeazione, che è la parte che sta al di sopra della colonna fino a sotto al timpano, ha una certa, cioè è fatta in proporzione all'altezza della colonna, è un quarto dell'altezza della colonna nella Corinzia. Prima cosa, diciamo, quello che è conosciuto dall'architettura greca sono principalmente questi stili, no? Lo stile dorico, ionico e corinzio. Lo stile dorico è quello che è nato per primo, e il Partenone, diciamo, è la rappresentazione dello stile dorico. E quello che caratterizza questi stili sono appunto le colonne, che ognuno è fatto in un modo diverso e sempre più raffinato, fino ad arrivare alla colonna corinzia con il capitello con foglie di acanto. Ma anche se, diciamo, non possiamo intenderla come struttura Sono l'architettura greca, d'accordo. perché principalmente è fatta in geometria. La cosa simpatica invece è quella loggetta delle cariatidi che vedi in basso a destra. Sì. Mi ricordo che anni fa mi è sempre piaciuto questo abbinamento, pure perché in passato ho fatto pure dei corsi dopo che si sono avuti dei crolli sull'ordinanza, eccetera, e mi chiedevo sempre, quando ho visto questa loggetta dei cariatidi, immagina che dovessimo applicare la normativa sismica dell'NTC. Allora, cioè, come le schematizzeresti tu queste cariatidi che portano Non lo so, ma pistolai secondo me farei una cerchiatura nel collo perché mi sembra un elemento fragile di rottura. Questo per dire che alcune, cioè, non si può, con le norme, poi ne parleremo, diciamo, non è che si può schematizzare tutto, però non dobbiamo essere troppo vincolati, perché penso che la loggetta delle cariatidi sta lì da 2000 anni.
Fino adesso ha resistito bene, nonostante che le colonne siano costituite da delle figure un po' strane, diciamo, no? Cioè, Quindi è assolutamente una sì. struttura a tutti gli effetti, però non è una struttura che può essere inquadrata in determinati schemi. Ma allo Certo. stesso tempo è la struttura che resiste, sta lì. Ha Quindi, preso anche tanti terremoti, perché, certo. caspita, in Atene è una zona altamente sismica. Andiamo avanti, Vincenzo? Andiamo avanti. E poi parliamo dei Romani. E loro sì, io te lo dico, i Romani secondo me erano più ingegneri di noi, perché tante scelte le facevano per ingegnerizzare al massimo quello che costruivano. Certo, i Romani secondo me è stato il popolo che ha utilizzato di più la nostra, diciamo, scienza e tecnica. Erano degli ingegneri, hanno costruito strade, ponti, acquedotti, quindi possiamo dire che il popolo romano è stato un popolo dove l'ingegneria ha avuto un peso. E, i Romani comunque hanno un'eredità che viene dagli Etruschi, vediamo in questa prima slide. In questa prima slide il tempio etrusco che si differenzia rispetto al tempio greco, in effetti è costituito solo da una parte antistante di un porto che si chiama Pronao, e in pratica le colonne lisce differenza rispetto alle colonne greche, però incominciamo a vedere un elemento caratteristico dell'architettura romana che è l'arco. Anche se non sono stati i romani a inventare l'arco, diciamo che i romani sono stati quelli a utilizzarlo di più e a fare delle grandi opere. In questa Certo. slide vediamo l'arco di Volterra della porta etrusca, però se andiamo dopo. Sì, una cosa mi piace dire dell'arco romano, se mi permetti, mi ha sempre affascinato perché i romani usavano l'arco a tutto sesto, che è quello più semplice, no? Circolare, che però strutturalmente non è il più efficace, però era più facile da realizzare. Con le centri era la cosa più semplice. E quindi i romani preferivano fare qualcosa di semplice e realizzabile in maniera sequenziale, proprio ingegnerizzato, piuttosto che l'arco gotico, che comunque era più efficace a livello di spinte. Sì, diciamo che l'arco romano è proprio l'arco a tutto sesto. In questa slide Certo. ho voluto dimostrare come il funzionamento dell'arco. Ecco, adesso cioè, abbiniamo un po' con la storia e con i principi strutturali, perché Bello. ci sono questi elementi che sono degli elementi classici che ritroviamo da tutte le parti nel mondo, in Italia specialmente, l'arco, la volta. Quindi sono basati su dei principi semplici che possono essere compresi anche da un non tecnico. Cioè Certo. l'arco come funziona? Cioè, è la somma di due debolezze. In effetti c'è un mezzo arco a sinistra e un mezzo arco a destra che, collegandosi in sommità col conce di chiave, cioè tutti e due i mezzi archi sono deboli, ma nel momento in cui si inserisce il conce di chiave diventa una struttura potente, una struttura forte. Però qual è, diciamo, il difetto è che per farlo funzionare si deve fare in modo che la parte inferiore, una volta che abbiamo collegato la parte superiore, fare in modo che la parte inferiore non si allarghi, quindi c'è una spinta che tende ad allargare la parte inferiore, quindi blocchiamo quella superiore, perciò dobbiamo fare in modo di non far cadere l'arco da sotto rispetto a quelle da sopra. E questo l'ho voluto dimostrare con la slide dei due pattinatori. È Se due bellissima, dove l'hai pattinatori. trovata questa immagine? Perché rende l'idea tantissimo. No, no, questa è un'immagine che abbiamo realizzato io, non l'ho trovata da nessuna Complimenti, perché è perfetto per parte. capirlo, è perfetto. Quindi ho messo i due pattinatori che si abbracciano, chiaramente se non c'è qualche cosa che gli lega i piedi, questi due pattinatori crollerebbero miseramente. Quindi la grande sfida nella realizzazione degli archi, che poi si è protratta nei secoli, è quella di cercare di assorbire questa spinta alla base per rendere l'arco autoportante. Certo. E per prima cosa possiamo vedere che la spinta non è uguale per tutti i tipi di archi, perché ci sono gli archi a sesto ribassale che hanno l'altezza inferiore rispetto al diametro, poi c'è l'arco a tutto sesto, quello romano, e l'arco a sesto acuto, quello più alto. Quindi vediamo che passando dall'arco a sesto ribassale a quello a sesto acuto, la spinta diminuisce. Certo. Diciamo che dal punto di vista, se adesso vogliamo fare gli ingegneri, dobbiamo dire che nessuno di tutti e tre archi, né quella a sesto ribassata, né quella a tutto sesto e né quella a sesto acuto, è la soluzione ottimale per gli archi. Perché sappiamo benissimo che l'arco migliore è quello che ha la forma parabolica o la forma catenaria, che è quella lì che Sì, assomiglia certo. alla fune lasciata solo per peso proprio e la geometria la fune assume per solo peso proprio. Perché questo? Perché la forma parabolica è quella che trasferisce nel modo migliore i carichi a terra. Dopodiché
Diciamo sempre, questa è un'altra cosa che a volte dico, cioè lo scopo delle strutture è quello di, cioè molto semplicemente, è quello di trasferire i carichi Esatto. verticali dalla struttura alla fondazione. Ora, questo trasferimento avviene attraverso due semplici forze, o tensioni, sollecitazioni, che sono la trazione e la compressione. Quindi tutto si riduce molto semplicemente a due sole tensioni, trazione e compressione, perché tutte le strutture lavorano solo, sanno lavorare solo per trazione e compressione. Quindi la torsione si trasforma in trazione e compressione, il taglio si trasforma in La trazione, il flessione momento uguale. avvertente si trasforma. Quindi come si trasferisce a terra queste tensioni di trazione e compressione? Qual è la bravura dello strutturista? È quella di farle trasferire nel modo migliore e quello più semplice e diretto. Quindi, se si fanno delle strutture complesse, dove arzigogolate oppure ci sono degli impedimenti, la struttura non funziona ed è quella che si danneggerà per prima. Certo. Ritornando all'arco parabolico, nell'arco parabolico Hai detto una, le tensioni. Vincenzo, scusa, hai detto una cosa sacrosanta. Secondo me una struttura fatta bene la leggi. Vedendo la struttura capisci le tensioni come vanno fino in fondazione. È verissimo quello che hai detto, guarda, è l'essenza della progettazione. Il flusso delle tensioni deve essere semplice e diretto. È Secondo diretto. me è tutto concentrato qui. Scusa se ti ho interrotto, ma hai detto una No, cosa che mi sta a ma cuore. hai detto una cosa giusta, è quello che dicevo, che volevo dire io, cioè la struttura deve essere la più semplice e le forze, le tensioni, le associazioni devono essere trasferite a terra nel modo più diretto possibile. Quando la struttura, queste strutture di architettura moderna che noi vediamo in giro, che si avvitano queste viti senza fine, per esempio, che vanno molto di moda nell'architettura moderna, non funzionano. Queste diciamo, architetture che hanno anche un certo valore, che vediamo per esempio la casa danzante, scusa. Non ti preoccupare, io dico una cosa, ragazzi, condividete questo video il più possibile perché questo video apre il mondo dell'ingegneria strutturale a tutti i curiosi, non solo ingegneri, strutturisti e studenti, a tutti. Quindi non fatelo, tenetelo per voi, ma condividetelo quanto possibile perché io mi ritengo fortunatissimo essere qui. Ah, grazie. Ti stavo parlando della casa danzante, se qualcuno l'ha vista a Praga, che diciamo che ha una Esatto. figura, cioè una struttura, diciamo che a un certo punto come se si spezzasse. Quindi sono delle strutture che non funzionano. Ormai l'architettura moderna è fatta per stupire, quindi quando più la cosa strana è più gli è dato peso, ma in realtà sono cose che non funzionano, perché non è detto che per fare una cosa bella devi fare una cosa strana. Cioè, e quindi su questo dobbiamo riflettere un po' tutti quanti, specialmente gli architetti che ci seguono. Giusto, Nervi riusciva a fare cose incredibili, ma seguendo la natura dei flussi di tensione. Avviluppava i pilastri, ma in modo tale che seguissero i flussi di tensione. Stessa cosa con le piastre nervate. Certo, Nervi diceva che una struttura ben fatta è una bella struttura, quindi se una struttura segue quelli che sono i principi strutturali, chi la guarda se ne accorge. Per esempio, il palazzetto dello Sport di Nervi, che tutti quanti conosciamo, è una struttura che è bella, cioè è solo struttura, però è bella, perché uno si rende conto del flusso delle tensioni. Io mi immagino quei pilastroni a forchette che stanno all'esterno come degli enormi, dei giganti che sostengono questo enorme Con le mani cupolone. così, tutti Esatto, davanti, bellissimo. quindi ci dà una. Poi vedremo, diciamo, ci sono pure delle architetture che sono bellissime, come l'architettura gotica, che vedremo che è struttura, è solo struttura. Quindi andiamo avanti, magari possiamo parlare, ritornare su questo argomento. Certo. Ed ecco qui degli esempi di grandi interventi romani. La slide successiva, l'assorbimento della spinta, va bene, quella l'abbiamo passata, e qua ci sono degli esempi di archi romani. Meraviglioso. Quindi, per dimostrare la grandezza dei Romani, andiamo avanti, Sì. così passiamo ad analizzare una delle più belle strutture che io conosco, il Pantheon, il Tempio di tutti gli Dei, la più bella cupola dell'antichità. Cioè, il Pantheon è stato costruito da Marco Vespasiano Agrippa nel 27 a.C. Subì due incendi, per cui fu ricostruito da Adriano nel 120 d.C.
Qual è la particolarità di questa cupola? Ma ce ne stanno tanti, cioè c'ha molte particolarità, ma diciamo quelli là più importanti. Innanzitutto è la cupola più grande fino a, cioè, del passato, ancora oggi in calcestruzzo non armato, ma come dimensione è stata superata solo nel 1400-1500. Per cui è stata la cupola più grande del mondo fino al 1500, con i suoi 43 metri di diametro. Praticamente ha la stessa altezza del diametro, quindi pure la geometria è importante. L'inizio e l'ingresso è un pronao con colonne corinzie, però questo non è importante, e c'è una sola aula all'interno, appunto, che si chiama rotonda. Se andiamo avanti, vediamo un po' come è stata costruita questa cupola. Quindi Quindi, c'è una sezione strutturale. i romani hanno inventato l'opus cementitium, che è un calcestruzzo a tutti gli effetti, che come resistenza è paragonabile al nostro calcestruzzo, diciamo, scadente, fra virgolette, un RBK 250-200. Questo calcestruzzo romano era formato da calce, detriti vari, sabbia e pozzolana. Ha una resistenza comparabile al nostro calcestruzzo e veniva gettato a strati, in pratica. Quindi, la prima cosa, la cupola del Pantheon è stata costruita col calcestruzzo, quindi è una cupola in calcestruzzo che comunque segue dei principi strutturali. Se vedi, la parte inferiore è più larga, è costruita con materiale di resistenza maggiore, no? Vediamo strati calcestruzzo alternati con scaglie di tufo e mattoni, poi calcestruzzo scaglie, poi mano a mano si alleggerisce, scorie di vulcaniche, lo strato ultimo, prima dell'oculo, perché alla sommità della cupola c'è un'apertura, un cerchio di 9 metri di Sì. diametro che si chiama oculo, e con strati di calcestruzzo, con detriti o con inerti sempre più leggeri. Quindi il progettista strutturale della cupola, che è uno strutturista vero e proprio, anche se noi lo Certo. conosciamo, prima si chiamavano capomastri, imprese, cioè gli strutturisti erano quelli che costruivano e progettavano. Avevo pensato appunto di ridurre il peso e quindi la spinta alla base, perché noi Certo. sappiamo che la cupola spinge, quindi quando più leggera è, di concentrare la resistenza dove serviva, quindi sul tamburo dove serviva una maggiore resistenza dovuta al fatto che noi sappiamo come funziona una cupola, sappiamo che la cupola è come se fosse formata da tanti archi, no? Che si chiamano meridiani. In realtà nel calcestruzzo, nella cupola in calcestruzzo non ci sono questi meridiani, ma nelle cupole in mattoni, per esempio nella cupola di Brunelleschi, si vedono proprio. Nella cupola di calcestruzzo possiamo immaginare come se fosse formata per discretizzare il continuo da tanti archi messi insieme che si vanno a collegare in sommità a questa chiave di volta. Gli archi sono poi collegati, sempre nella nostra immaginazione, in realtà è continuo, dai cerchi, da paralleli, sempre in calcestruzzi che li stringono. Gli archi sono compressi, mentre la parte inferiore, come l'arco che abbiamo visto prima, tende ad allargarsi e quindi a Certo. dare trazione. Si è visto che a partire da 52 gradi rispetto all'asse, i paralleli passano da compressi a tesi. Quindi il problema dei costruttori dell'antichità era quello per le cupole di assorbire la spinta, ma i romani non utilizzavano catene, non so, cioè il ferro lo utilizzavano per fare altre cose, per fare la guerra, ma non sicuramente per costruire strutture. Vero. Quindi, come hanno risolto il problema dell'assorbimento della spinta alla base, che sicuramente il costruttore della cupola conosceva? Quindi, innanzitutto ha realizzato delle grosse costolature, questi pilastroni. La cupola si mantiene su 8 pilastri, sempre calcestruzzo, molto larghi, 8 metri stiamo parlando. Immaginate che la base della cupola è 5,90 m. Quindi ci sono delle costolature, 8 costolature che sostengono la cupola, che poi si restringe a 5 metri, da 8 a 5,90 m. Però questo non basta. E in questo a tal punto voglio ricordare un amico che adesso non c'è più, il professor Renato Sparacio, che è un grande strutturista che si è occupato e ha studiato la cupola, e da lui si deve poi la spiegazione per quale motivo questa cupola sta lì da 2000 anni, perché se è stato dimostrato dal punto di vista anche scientifico, con un programma, gli elementi finiti, eccetera, è stato studiato questa cupola,
si è riscontrato che se non ci fosse stato il calcestruzzo, se la cupola fosse stata costruita di mattoni, sarebbe crollata nonostante le dimensioni. E il fatto che non sia crollata è dovuto a che cosa? Alla resistenza a trazione del calcestruzzo. Noi trascuriamo nei nostri calcoli la resistenza a trazione, ma sappiamo benissimo che il calcestruzzo ha una resistenza a trazione che è circa un decimo di quella della compressione. Quindi questo ha fatto sì che la cupola assorbisse la spinta per i costoloni, per la geometria, ma principalmente per la resistenza a trazione che ha consentito alla cupola di durare fino adesso. Perciò la cupola sta lì senza armatura. Quindi è Meraviglioso, la più grossa cupola in calcestruzzo senza armatura. Questo è il panno. Ah, poi c'è meraviglioso. una bella immagine che è la tazza del latte, perché mi La piace stavo fare guardando. questi esperimenti ogni tanto. Penso che anche Einstein faceva degli esperimenti mentali. Lui li chiamava, poi vedremo, Gedanken Experiment. Cioè, e si dice che la teoria della relatività ristretta sia stata, diciamo, formulata da Einstein facendo degli esperimenti mentali. Lui non faceva esperimenti reali, se li faceva nella mente sua. E ogni tanto anch'io mi faccio degli esperimenti, e quindi per dimostrare come funzionava la cupola ho pensato alla tazza del latte, che è formata da ceramica, che ha una buona resistenza a compressione, ma non a trazione. Quindi se noi la giriamo e ci carichiamo sopra, la tazza non si spancia. Perché non si spancia? Perché ha una resistenza a trazione, e questo è il discorso che vale Certo. anche per la cupola. Quindi dal piccolo al grande il principio è sempre lo stesso. Certo. Passiamo Meravigliose queste spiegazioni, Vincenzo, grazie. All'architettura paleocristiana. quindi, dopo la caduta dell'impero romano, diciamo, ci fu lo sviluppo poi dell'architettura religiosa, quindi le basiliche romane che erano destinate ad altri usi furono poi acquisite nell'architettura dalla Chiesa per riunire i fedeli, e quindi si iniziò a costruire basiliche. Le prime basiliche paleocristiane, queste vediamo già dei simboli dell'architettura religioso, come la navata centrale, le navate laterali, la geometria. Questa è una delle prime basiliche di Roma, Santa Sabina. Possiamo andare avanti su Sì. questo velocemente. Poi, per esempio, sull'immagine, questa immagine della chiesa di Santa Sofia, che adesso non è più una chiesa ma una moschea, fu realizzata appunto nel paleocristiano, quindi subito dopo la caduta dell'impero romano. E anche qui c'è una bella cupola, però fatta in mattoni. La particolarità di questa cupola è che crollò varie volte e fu ricostruita fino al 1500, e da allora in poi è rimasta in piedi. Questo per dire che molte volte, come si progettava in passato, si facevano trials and errors, praticamente si facevano dei tentativi, ma Certo. mano a mano si vedeva e si andava sempre più avanti, sempre oltre, e si costruivano delle strutture sempre più grandi. C'era qualcuno, come vedremo, che ha fatto dei tentativi esagerati, perché nella nostra diciamo, professione, nella nostra, non bisogna mai esagerare, perché poi si possono capitare delle cose, come vedremo dopo per il gotico, per la chiesa di Beauvais, per la cattedrale di Beauvais, che cosa è successo, e vedremo questo. Possiamo andare Certo. E poi c'è la romanica, che avanti. mi piace tantissimo. Qui incomincia ad entrare veramente, diciamo, i carri armati, le strutture vere e proprie, in cui I c'è. trabucchi, visto il periodo. I trabucchi e le catapulte, diciamo. Sì, esatto, perché l'architettura romanica, diciamo, è l'antesignana della progettazione strutturale, delle strutture vere e proprie, dove sono stati poi inventati degli elementi strutturali che sono stati utilizzati fino ai giorni nostri, no? La prima cosa che possiamo vedere dell'architettura romanica è caratterizzata appunto da questa navata centrale molto larga e dalle due navate laterali. Quindi i costruttori romanici si preoccupavano sempre del problema della spinta. Questo problema della spinta si è protratto fino ai giorni nostri, fino all'invenzione del cemento armato e dall'utilizzo poi dell'acciaio nelle costruzioni. Quindi il problema dei costruttori dell'antichità era quello di assorbire questa spinta. Quindi nelle cattedrali romaniche che si pensò di fare? Le catene non erano ben viste, nemmeno i romani l'hanno mai utilizzate le catene, ma fino al Gotico le catene sono, diciamo, incominciate a diffondersi nell'architettura rinascimentale, ma fino al Gotico le catene non erano utilizzate.
Hai per un paio anticipato la di secondi. domanda che ti avrei fatto io, perché tutto questo parlare mi ha fatto venire in mente che non sapevo da quando sono stato cominciato a usare frequentemente le catene e mi hai appena risposto, grazie. Nel Rinascimento, diciamo, infatti, se tu vedi le chiese gotiche romaniche, non vedi catene. Come si assorbiva la spinta? Facendo, realizzando delle navate laterali più corte che hanno la funzione di contrafforti. Vedi nella slide a sinistra Certo, è c'è il bellissimo perché si flusso vede il flusso. delle forze che arriva sempre a terra attraverso queste navate laterali molto basse, impostate alla stessa quota dell'imposta dell'arco più grande che è quello che copre la navata centrale, e quindi in questo modo si risolvevano determinati problemi. Ma diciamo che l'architettura romanica è ancora un'architettura grezza. Vediamo la vera invenzione successiva, la slide successiva dell'architettura romanica, che è la volta a crociera. La Meravigliosa. volta a crociera, che serviva sempre per coprire questi grandi spazi, che è un elemento strutturale a tutti gli effetti, ma forse è uno degli elementi più funzionali dell'architettura romanica, che poi è stato, massimizzato come espressione artistica nel gotico. Quindi vediamo queste volte a crociere formate, vediamo nella slide successiva come si forma la volta a crociere, dall'intersezione di due volte a botti, quindi circolari, si hanno delle unghie cilindriche oppure dei fusi cilindrici. Unendo le unghie cilindriche si ottiene la volta a crociera che scarica in quattro punti distinti sui pilastri. Mentre la volta a padiglione, unendo i fusi, che si appoggia direttamente sui muri o a terra, e quindi le forze vengono distribuite uniformemente sugli appoggi. Quindi già la prima differenza tra una volta a padiglione e una volta a crociere. Quindi già si capisce come viene realizzato, quindi intersecando i costruttori dell'architettura romanica si resero conto che facendo l'intersezione due volte a botte, che erano già conosciute chiaramente dai romani, si poteva ottenere questa volta a crociere che aveva delle funzionalità molto superiori rispetto alla semplice volta a botte. Certo. Andiamo dopo. Vediamo qui ci sono due tipi di volte a crociera. Le volte con costolature, costoloni, che sarebbero queste, diciamo, nastri, risalti che si vedono inferiormente alla volta, Questi archi stradossati, intradossati, scusa. intradossati, e quelli senza questi archi. Allora la domanda che ci poniamo molte volte è questa, che ritroviamo anche pure nei libri a cui molte volte non si dà dare una risposta, no? È quella che si pone anche l'omino nella slide, che dice: ma come funziona la volta a crociera? Questi costoloni servono o non servono? Quindi è una bella domanda questa, cioè la risposta, diciamo, non è uniforme, non è unica, perché noi possiamo vedere delle volte a crociere, per esempio le volte a crociere del Duomo di Milano sono delle volte con i fusi bucati, ci sono dei rosoni, eccetera, quindi i costoloni delle volte a crociere nel Duomo di Milano certamente hanno una funzione importante, Certo. perché sono stati realizzati insieme alla volta. Quindi se tu realizzi il costolone, quindi la nervatura, insieme al fuso, quindi alla parte che si va a intersecare, è chiaro che tutto l'insieme ha una funzione portante, ma se tu il costolone ce lo vai a riportare da sotto, chiaramente non ha funzione portante. Estetico. Quindi se tu vedi nella volta a crociera in basso a destra, non ci sono costolature, per cui anche quella lì è una volta a crociera che non ha bisogno di costolature. Il Certo. reale funzionamento della volta a crociera praticamente è molto semplice, perché è come se fosse Si fossero sei archi, i quattro frontali, i timpani e i due archi diagonali Si che vede stanno nel disegno, esatto. direttamente sui pilastri, dove si vanno a raccogliere questi archi e danno origine a un altro elemento strutturale che poi verrà sviluppato nell'architettura gotica, che è il pilastro a fascio. Vediamo Esatto. successivamente. La vera architettura è questa qua, l'architettura gotica. Perché? Esatto. Meravigliosa. L'architettura romanica è un'architettura ancora grezza, no? Abbiamo visto prima le chiese romaniche, ci sono ancora questi muri molto grossi che servono a contrastare le spinte, è buia, la chiesa è molto buia, finestre non ci sono, molto piccole, quindi è un'architettura ancora grezza. Invece nel gotico è la vera e propria ingegneria strutturale, dove tutti gli elementi hanno una funzione statica. E quindi vediamo che il muro tende a sparire, si realizzano questi grossi finestroni,
che portano luce all'interno della Chiesa. La Chiesa gotica, oltre a una funzione strutturale, c'è qualcuno che dice che è anche una funzione mistica, perché il fedele che entra in Chiesa con questi grossi arconi a tutto sesto, la Chiesa altissima, è come se tu venissi Il preso chiamato cielo. dall'alto, dal Signore, da Dio che ti porta a essere, e poi la luce che attraversa questi finestroni dipinti, no? Con scene del Vangelo, quindi ha una funzione anche mistica. Ma ritorniamo sul fatto strutturale. Quali sono gli elementi principali dell'architettura gotica? Vediamo anche in questo caso la volta a crociera, sempre, che copre le navate. Un altro elemento che è stato inventato, come è stato pensato di assorbire la spinta rispetto ai contrafforti? Si è creato l'arco rampante dei contrafforti, cioè dall'esterno della chiesa si sono realizzati questi elementi singolari, quindi non distribuiti, e appunto per questo è stato possibile realizzare delle grosse vetrate, che assorbivano la spinta, questi archi rampanti che veniva trasmesso poi ai costoloni, ai sempre a dei contrafforti. Lo stesso Guglia, il pinnacolo, Ha una funzione. ha una funzione strutturale, perché veniva realizzato, se voi ci fate caso, pure nelle chiese gotiche, queste strutture, questi pinnacoli sono molto pesanti, proprio per stabilizzare, per fare in modo Certo. sempre di incanalare la spinta nel pilastro e renderla verticale. Quindi Certo. anche la guglia ha una funzione strutturale. Quindi l'architettura gotica e l'architettura, diciamo, tra virgolette, degli strutturisti è anche citata molto da Pierluigi Nervi, da tanti strutturisti, perché rappresenta l'esempio vero della struttura. E io sono convinto che noi strutturisti moderni, con tutta la nostra scienza, la nostra tecnica, non saremmo in grado di progettare una chiesa gotica che è stata fatta senza scienza, senza tecnica, solo in base alle capacità e dai semplici principi strutturali, e sono delle strutture che durano da più di 1000 anni. Però, come in tutte le famiglie, ci sta pure La pecora nera. la pecca, diciamo, come si dice, la pecora nera, va? Perché anche nell'architettura gotica c'è stato qualcuno che ha voluto, diciamo, esagerare, va, tra virgolette. E c'è un bel esempio appunto significative per non commettere gli stessi errori, che c'è ad esempio anche per noi, perché poi questa è una storia che vale sempre. Cioè, Certo. nella cattedrale di Beauvais, che fu realizzata nel 1225, il vescovo volle fare una cosa grandiosa per dare maggiore importanza, e impose che questa cattedrale dovesse avere le volte più alte di tutta, diciamo che il gotico è stato inventato, ahimè, in Francia. Purtroppo i francesi, devo dire la verità, anche se non è che mi siano proprio, però devo dire che dal punto di vista strutturale ci hanno dato sotto, perché poi sono, oltre a inventare l'architettura gotica, hanno inventato anche la scienza delle costruzioni e tante cose. Quindi, diciamo, abbiamo tutto da imparare. Quindi, il gotico è stato inventato in Francia, e questo vescovo vuole fare degli archi gotici, delle volte molto alte, le più alte mai viste, arrivò fino a 48 metri. Quindi ci furono vari capomastri, perché questa storia è durata più di 300 anni, 400 anni, perché ci fu il primo capomastro che realizzò le gambate a interasse molto larghe, 10 metri, dopodiché e volte alte 48 metri. Secondo capomastro, di cui non si conosce molto, il secondo capomastro nel 1245, poi arrivò il terzo capomastro, che la costruzione si partiva dalla parte, diciamo, dell'abside, diciamo, dove c'è l'altare. Tutte le costruzioni gotiche iniziavano dalla parte retrostante, e quindi si iniziava dall'abside, il coro, eccetera, e si andava avanti, il transetto, le navate e l'ingresso. Quindi, che successe? Il terzo capomastro, andando a costruire questa cosa con queste dimensioni, dovette affrontare un crollo, perché il 29 novembre 1284 crollarono le volte del coro. Dopodiché ci fu la guerra dei 100 anni, che poi rimase ferma per 150 anni. E quindi ci fu un altro, si arrivò a 1500, un altro capomastro che, non contento di quello che si stava facendo, volle proprio esagerare, diciamo, perché poi, non ho detto, il terzo capomastro, per cercare di risolvere la questione, che fece? Inserì degli elementi, vedete nella slide sotto, c'è Sì. la planimetria originale, con infittivi, lazzi,
Cercò di dare, ecco, da maestro muratore che fa, inserisce degli elementi strutturali in più, cerchi di certo. dare maggiore forza, è quello che fanno un po' anche oggi, no? Quando c'è un solaio che si imbarca, un qualche cosa, si fa Esatto. inserire una trave, e quindi, come se fosse. E quindi questo pensò semplicemente di inserire degli elementi strutturali in più, ma fino a questo punto ci siamo. Quello che proprio voglio esagerare Il è sesto. il sesto, che costruì praticamente una guglia alta 150 metri in muratura sopra alla crociera, che è l'intersezione fra la navata centrale e il transetto. E a un certo punto questo il peso era esagerato, per cui crollò tutta la struttura, quindi ci fu una discussione se continuare o non continuare, però si era arrivato al Rinascimento, per cui la chiesa è stata finita lì. Se vai allo slide Sì, successiva, ed è senza torre. oggi quello che rimane della chiesa è solo la parte dell'abside e del transetto. Quindi è Certo. stata, come questo, come l'ho voluto portare come esempio di quello a cui bisogna porre attenzione e stare attenti quando si realizzano delle Non strutture. esagerare. Non esagerare, esatto. Andiamo avanti. E poi arriva il Rinascimento. Arriviamo noi. Arriva il Rinascimento, arrivano gli Eh ingegneri, sì. perché fino al Rinascimento non c'erano né ingegneri né architetti. Diciamo, il primo ingegnere architetto poi, diciamo, da vedere è stato Filippo Brunelleschi, perché prima c'erano i capomastri. Anzi, ti volevo pure riportare questa notizia. Cioè, prima dei capomastri c'era l'ingegnere, il costruttore, era un artigiano, chi faceva, progettava architetture, chi faceva strutture, chiese romaniche e gotiche, era un artigiano come diciamo il musicista, non so, il pittore, eccetera. E c'erano queste associazioni di artigiani, si chiamavano gilde, Eh che sì, erano molto, gelosi. molto, non, cioè, erano molto chiuse, non volevano che i loro segreti di come si costruiva una chiesa, una cattedrale, fossero divulgati. E anche se c'è una storia che dice che uno di questi costruttore addirittura uccise il figlio perché aveva divulgato i segreti della costruzione della cattedrale. Quindi Caspita. questa è una notizia per dire che la nostra attività prima c'era il segreto di Stato, perciò non ci è arrivato. Cioè, noi oggi conosciamo pochissimo delle tecnologie di esecuzione delle cattedrali romaniche e gotiche, proprio perché non c'è niente di scritto, niente, non ci è arrivato niente dal passato, perché Esatto. c'erano queste corporazioni. Invece, a partire dal Rinascimento, entra in gioco, diciamo, fra virgolette, la scienza basata su dei principi, su delle, ci sono dei trattati, ci vengono pubblicati i trattati scientifici, di Vincenzo, ti devo fare una architettura. domanda tecnica, scusa, perché noi siamo appassionati e è già passata un'ora. Ora, ce ne sono ancora tante di cose da dire. Vuoi fare tutta una mega tirata o vuoi dividere la puntata in due? Perché sennò poi te non mangi. Il tuo compleanno ti aspetteranno per No, cena. Ma ma dipende dagli altri, io non c'ho problema, tanto siamo qua. io Ci sono altre se lo slide. chiedo per farti capire, ci sono più di 300 persone collegate in continuo che stanno commentando entusiasti. Quindi se lo dici a loro, penso che ti portano avanti fino a mezzanotte. Però sei te, Me Vincenzo. un'altra oretta possiamo stare. Ok, va bene. Avete capito, ragazzi? Questa è passione, è il suo compleanno, ve lo ricordo. Allora andiamo avanti, Vincenzo. Grazie di cuore. Allora, siamo arrivati al Rinascimento, siamo arrivati a Filippo Brunelleschi, che a proposito del Rinascimento di Filippo Brunelleschi, la cupola di Brunelleschi oggi compie, ad aprile 2020, compie 600 anni, quindi festeggia anche la cupola, festeggia il compleanno di 600 anni, diciamo, quindi una bella cosa. Stavo dicendo, con Brunelleschi entra in gioco, diciamo, tra virgolette, la scienza e la tecnica, perché Brunelleschi è il primo ingegnere e architetto della storia. La sua costruzione, tutto quello che si fa nel Rinascimento, si basa su dei trattati, su dei principi. Qui si incomincia a scrivere il famoso De Architettura di Leon Battista Alberti, si riscopre Vitruvio, il Palladio, eccetera. Quindi si incomincia a pubblicare e quindi a formare una vera scienza e tecnica, una categoria che è quella degli architetti e degli ingegneri. Detto questo, la cupola è un'icona, cioè l'inizio del Rinascimento.
Quindi è 1420, parte 1420 perché adesso se non voglio fare la storia, ne riparlerò di Brunelleschi, ne faremo un seminario proprio su Brunelleschi e la cupola. Quindi nel 1420 viene incaricato Brunelleschi di dare inizio, perché fino a quel punto la cupola parte dal 1295, quindi più di 100 anni dopo viene dato incarico, si arriva fino al tamburo, fino alla base di appoggio della cupola. A un certo punto ci si rende conto che non si sapeva più andare avanti, perché chi l'aveva progettata 100 anni prima, Arnolfo Di Cambio, e tutti gli altri, ci sono stati altri progettisti, Talenti, Fioravanti, eccetera, non avevano dato indicazioni di come voltare, di come realizzare questa cupola. Si era perso un poco il sapere romano del calcestruzzo e quindi si utilizzavano i mattoni. Allora, a 55 metri di altezza usare una centina era impossibile, per cui Brunelleschi, nella gara che si fece, fu fatto un concorso, cosa che si fa ancora oggi Sì. comunque, però all'epoca erano molto serie, diciamo, durante i concorsi si portavano dei modelli, si facevano, cioè la cosa era abbastanza, e Brunelleschi si presentò lì con un modello, ma non i modellini che facciamo noi al computer, che sono dei semplici modellini. Si presentò con una cosa seria, Brunelleschi, presentò un modello in mattoni di dimensioni 2x4, cioè si entrava Caspita. dentro al modello, e per dimostrargli come avrebbe lui realizzato questa cupola. La cosa più importante è che Brunelleschi, l'idea sua vincente, quale fu? Quella di realizzare la cupola senza centina, senza legno dove dopo vorrà andare a riportare, diciamo, i mattoni. Nessuno ci voleva credere a questo fatto, però infatti nel 1418 fu indetto il concorso, non vinse nessuno perché dissero che era pazzo Brunelleschi. Poi dopodiché riuscì a dimostrare le sue ragioni, dimostrando un esempio pratico. Andiamo avanti, poi siamo rimasti sulla... Oh, prima. Ah sì. Vabbè, questo per dire un po' chi era Brunelleschi, diciamo, tu che sei un toscano, Brunelleschi era un mattacchione, diciamo, uno che ci faceva fare gli scherzi. Infatti lui per 600 anni ha scherzato con noi strutturisti, perché noi dopo 600 anni siamo ancora qui a parlare della cupola di È Brunelleschi, vero, è vero. proprio perché Brunelleschi era uno che gli piaceva scherzare. Infatti ci sta una famosa novella del Grasso Legnaiuolo, dove fece lui e ai suoi amici, che non fece uno scherzo a questo a Manantini, facendogli credere di essere un'altra persona, quindi invece credi di essere una persona, e quindi addirittura dopo lo scherzo questa persona, questo Grasso Legnaiuolo, scappò da Firenze. Per esempio, l'uovo che noi attribuiamo a Colombo è stato inventato da Brunelleschi, l'uovo di Colombo in realtà è l'uovo di Brunelleschi, perché Brunelleschi, quando gli fu chiesto come voltare, come avrebbe fatto per realizzare la cupola, rispose che non avrebbe mai reso noto questo fatto, perché appena, cioè, se lui diceva una cosa del genere, come l'ombrello, una volta inventato, tutti quanti sono incapaci di Certo. fare l'ombrello, no? Quindi disse: ma noi, cioè, tutti quanti si ribellarci, ma non... Allora lui fece una sfida e disse: se non riusciamo a, se voi, se uno di voi riesce a mantenere in verticale l'uovo sul tavolo, io ve lo dirò. Chiaramente nessuno ci riuscì, lui facendo rompendo l'uovo alla base, non riuscì a fare, quindi no, questa è la storia che si dice sull'uovo di Brunelleschi. Oltretutto è stato l'inventore Brunelleschi, ha Certo. inventato la sveglia, il destatoio, ha inventato la prospettiva, l'argano, il badalone, quindi il primo brevetto. Quindi è stato uno, diciamo, che ha fatto un sacco di cose. Passiamo Ora avanti. c'è un video. Ora mi chiedo un secondo perché lo devo impostare bene il video. Perché ora devo far partire questo video qui che è bellissimo. Aspetta un attimo, vi chiedo un attimo di pazienza perché attiviamo la finestra. Ed è un video molto bello quello che mi hai mandato. Allora. No. Allora, vediamo un pochino se... Ok, ora dovrei vederlo. Scusate ragazzi, non è facile farsi la regia, eh? Allora. A questo video, diciamo, posso Sì, anticipare, in realtà c'è certo. una slide in cui si dice, quello che ho riportato prima, il fatto del costruire la cupola senza armamenti, senza casseforme. Allora,
Tutti quanti si preoccupavano del fatto che arrivata a una certa altezza, i mattoni, data la pendenza con cui la cupola, la pendenza della cupola, sarebbero crollati verso l'interno, perché la cupola non è autoportante fino a quando non si chiude, diciamo, il cerchio, il parallelo. Quindi Ho nel dei momento problemi a mandare il in video, Vincenzo, scusami. Non cui non ce la faccio a mandare il video. fa niente, in effetti è un video che dimostra che si può fare anche oggi una cupola, diciamo, murare dei mattoni Esatto. senza nessuna blocco, legno o puntello, perché basta usare una cosa molto semplice. A volte le cose sono talmente semplici e noi ce le rendiamo Ah no, complicate. è vero, Ce le rendiamo complicate perché in effetti questa è una cosa che ritroviamo su tutti i libri, perché sulla cupola di Brunelleschi sono stati pubblicati decine, centinaia di libri in tutto il mondo. E la cosa che uno quando va a leggere, che si pongono, dice: Brunelleschi che ha fatto? Ha voltato una cupola realizzando dei mattoni, mettendo dei mattoni inclinati a 60 gradi, e come ha fatto a mantenere questi mattoni mentre si costruì? Allora ci sta chi dice la spina di pesce, no? Il fatto che abbia messo dei mattoni in verticale mano a mano che si murava. In realtà la spina di pesce non ha questa funzione di mossa a bloccare il mattone. Perché il mattone non ha bisogno della spina di pesce. E la cosa che è più semplice era quella che Brunelleschi ha usato una malta a presa rapida. esatto. È cosa che io a un certo punto l'ho chiesto a un muratore, ho chiesto, ma andando a leggere su un libro, ho scoperto che aggiungendo della soda caustica alla malta di calce, la malta diventa a presa Ma rapida, e certo. nel video si dimostra che un muratore, diciamo, attuale, utilizzando la stessa tecnica, riesce a costruire una volta inclinata a 90 gradi addirittura, senza che il mattone crolli. Quindi diciamo che a volte nei libri, nella bibliografia, si trovano delle cose che magari sono molto più semplici da spiegare. Certo, Quindi, assolutamente. Anche perché anche il gesso ha questa proprietà, no, Vincenzo? sì. Ah, il gesso e la soda caustica, cioè hanno questa proprietà che in poco tempo fanno presa, per cui il mattone, una volta bloccato, una volta incollato, non cade. Quindi tu puoi continuare a fare il cerchio mano a mano e a Certo. costruire la cupola senza avere nessun puntello. Perciò, quindi, in questo caso è stata usata questa tecnica. Il fatto di avere la spina di pesce o la corda blanda, tutte queste cose che si dicono, in effetti non hanno una funzione strutturale, cioè non è, a mio parere non è così. Poi c'è il problema dell'assorbimento, ecco, ritorniamo un'altra volta alla spinta. La cupola di Certo. Brunelleschi, che a differenza del Pantheon, però, essendo di mattoni, crollerebbe se non ci fosse qualche cosa che assorba la spinta alla base, per cui ci vogliono le catene. Ma essendo una cupola a base ottagonale, quindi non è una cupola a base circolare, queste catene non funzionano bene perché sappiamo ogni lato della cupola è circa 22 metri, quindi immaginiamo un ottagono formato da lati di 22 metri. Non è la stessa cosa di una catena, la botte, no? Che è circolare, Certo. per cui puoi realizzare una catena di ferro. Nel caso della cupola del Brunelleschi sono state messe delle catene fatte da pietra, da calcare. Quindi queste catene poi bloccate con delle staffe in ferro. La cosa che ho scoperto poi, una mia ipotesi che ho riportato pure nei libri, è che se Brunelleschi avesse messo le catene secondo l'ottagono, le catene non avrebbero funzionato perché si sarebbero spezzate, perché Certo. essendo un lato molto, molto lungo, 20 metri, invece di funzionare come catene, avrebbero funzionato come trave. Infatti noi vediamo nella cupola esterna, fra le altre cose, la cupola di Brunelleschi è formata da due cupole, una cupola portante all'interno più larga e una cupola esterna riportante. La cupola esterna non ha una funzione portante, è riportata su quella interna, quella portante è solo quella interna che ha uno spessore di 2 metri. E ho scoperto che nei 2 metri dello spessore della cupola, se andiamo avanti, che è una Sì. mia ipotesi, la catena non ha una funzione, non ha una forma ottagonale, perché a mio parere non funziona. A mio parere, ho fatto, diciamo, questo per caso, ho disegnato la cupola con AutoCAD, un disegno, riportando le dimensioni esatte del muro e del diametro. Sapendo la catena in muratura, quanto è larga 40 cm, perché questo si legge dal memorandum del 1400, perché fra le altre cose,
La cupola perché è così famosa? Perché c'è tanto di scritto risalente all'epoca, c'è un capitolato dove si dice come è fatto, i mattoni e tutto quello che è stato. E si dice pure quant'è la catena, quelle dimensioni della catena, 40 centimetri. Ho provato ad inserire questa catena di 40 centimetri all'interno dello spessore del muro e mi sono ritrovato con una poligonale praticamente chiusa che si assimila a un cerchio. Quindi, in sintesi, Brunelleschi ha realizzato la cupola, a mio parere, cercando di utilizzare gli stessi principi della cupola a base Certo. circolare, quindi realizzando una cupola a base circolare all'interno dello spessore della cupola a base ottagonale, in effetti. Quindi la cupola di Brunelleschi funziona allo stesso modo del Pantheon o di altre cupole, quella di Michelangelo, per esempio, che ha utilizzato lo stesso, 100 anni dopo, lo stesso principio, di Campidoglio a Washington, St. Paul a Londra, funziona tutto allo stesso modo, però la differenza rispetto a Brunelleschi è che queste cupole sono a base circolare. Questo Però ottagonale. Brunelleschi ha realizzato lo stesso principio perché lui se l'ha trovato così a base ottagonale, Non avevo quindi si è scelta. adattato. E l'intelligenza dello strutturista, in questo caso di Brunelleschi, conoscendo i principi perché lui l'aveva studiato a Roma, di come funzionava la cupola romana, ha immesso nello spessore, l'ha nascosto, perché essendo un mattacchione, un toscano, e non faccelo capire fino a, per 600 anni, perché nessuno si è preoccupato di andare a vedere la catena all'interno del muro come è Certo. fatta, e ci ha nascosto queste catene dentro il muro che hanno consentito alla cupola di rimanere lì per 600 anni, perché altrimenti sarebbe crollata. Se tu ci fai caso, la cupola esternamente presenta delle lesioni, dovute proprio al fatto che nella parte esterna, essendo più meno spessa, diciamo parliamo di 60 cm, non poteva mettere una catena circolare, per cui là Certo. effettivamente ci sono delle catene che hanno una forma ottagonale e si sono spezzate nella parte centrale. Ci Certo. sono delle lesioni, diciamo, dove la catena è venuta fuori. E se tu ci fai caso, praticamente dall'esterno della cupola si vedono delle lesioni molto marcate che stanno lì da 600 anni e la cupola è stabile. La prossima volta che vado a Firenze ci do un occhio particolare perché non l'avevo mai notato. Ci vado con un altro occhio perché ora so tutta questa storia qui, molto affascinante. Vedi che dopo ci dovrebbe essere delle foto, eh? No, Vediamo un non ci sono, vai pochino. avanti. Vabbè, Allora. c'era l'esperimento Dell'arancio. Aspetta. dell'arancia. Eccolo qua. L'esperimento dell'arancia, diciamo, per verificare l'autoportanza della cupola. L'effetto della cupola tagliata che è autoportante, quindi. Certo. Stasera tutti a cena a mangiare l'arancio, ma invece di sbucciarlo a spicchi, tutto a fettine. E quindi è come è stata costruita la cupola, a fettine praticamente. Esatto. Quindi stasera tutti a mangiare arance e mandarini, ragazzi. Eccola qui, quello che dicevi te, che le catene hanno una forma circolare nonostante la forma della cupola sia ottagonale. Certo, Si vede da questo disegno questa è qua. la mia ipotesi. Affascinante, molto molto affascinante. Ti Possiamo leggo una procedere. domanda su questa cosa, dice Raffaele, dice buonasera professor Nunziata, in un libro Nervi, non so quale libro sia, afferma che la cupola di Brunelleschi si sta pericolosamente fessurando nel tempo. Io sono sincero, non lo so, Vincenzo, non No, so. non è così. La storia di Nervi è stata, diciamo, ci sono state varie commissioni che hanno esaminato queste lesioni, perché le lesioni sono sia all'esterno della cupola sia all'interno della cupola. Quella esterna è provocata, come ho detto, dalla flessione, essendo l'arco esterno, cioè essendo la cupola esterna molto sottile e non essendoci, ed è riportata sulla cupola interna. Per effetto della spinta si è lesionata nella parte centrale tra una costolatura e l'altra, perché nella cupola del Brunelleschi ci sono 24 costolature in mattoni che collegano la cupola interna con la cupola esterna. Quindi quando ci sono state commissioni, fra cui Nervi, pure altri professori dell'Università di Firenze, e Nervi fu chiamato per definire un po' queste lesioni. E lui asserì che le lesioni erano provocate cioè come se la muratura respirasse, cioè dalle escursioni termiche, non a un fatto che la cupola sia staticamente non idonea in questo periodo, sta lì da 600 anni, problemi non ne ha la cupola, ma il fatto che ci siano delle lesioni che non si siano mai chiuse. Nervi dimostrò, perché fece delle misure nelle varie stagioni, che queste lesioni si allargavano e si restringevano in base alle escursioni termiche. Non Ok, so se respiravano. hai mai fatto caso alle costruzioni in muratura che si
si sono un po' realizzate negli anni all'inizio, ma pure da noi fino a 30-40 anni fa, no? Si realizzavano la buona regola d'arte, qual era? Quella di prevedere dei fori, no? Dei nidi per gli uccelli, ma non erano fatti per fare i nidi per gli uccelli. Fare in modo, queste, cioè, di fare in modo che la muratura si dice che respirasse, cioè quindi fare in modo che la muratura respira, quindi i nervi asseri che la cupola, queste lesioni erano provocate dall'escursione termica. Quindi può essere anche una spiegazione. In realtà, comunque, la cupola funziona come una cupola a base circolare, perché all'interno della muratura, che è spessa 2 metri, ci sono delle catene fatte in macigno, però non hanno una funzione, non hanno una forma ottagonale, ma quindi sono 8 lati, 3 più 8, 24, quindi 24, non lo so come si direbbe, sono 24 lati, diciamo. Ho capito. Quindi è un cerchio, va. Sì, abbiamo capito, molto interessante. E poi c'è Galileo e dice il primo ingegnere della storia, perché lui cominciò a fare delle sperimentazioni. Allora, Galileo è stato il primo ingegnere perché fra le altre cose, Galileo, noi lo conosciamo come matematico, fisico, astronomo, ma pochi sanno che Galileo nel suo libro, diciamo, si è occupato anche di ingegneria ed è stato uno, diciamo, il primo ingegnere, tra virgolette, perché ha sperimentato i materiali e si è posto pure dei problemi a livello statico. Vediamo la mensola di Galileo, no? Quella famosa Certo. immagine che è riportata in uno dei suoi libri, che Però ha praticamente... sbagliato me Galileo quando ha fatto le ipotesi sulla mensola. Sì, ha sbagliato, poi vediamo che non ha, sì, ha sbagliato, dopo non è che ha sbagliato tanto però. No. In effetti la mensola di Galileo, questa trave incastrata nel muro con un peso all'estremità, no? Per noi è molto semplice risolvere questo Ora schema, sì. no? Adesso, ma questo schema penso che è stato dibattuto per più di 200 anni, fino ad arrivare a Coulomb che l'ha risolto nel 1800, quindi 200 anni. Caspita. E Galileo arrivò a una soluzione, se noi andiamo all'immagine appresso, io l'ho tradotto in termini matematici, però in realtà nel 1600 non esisteva, cioè la scienza non si scriveva in termini numerici, ma Certo. si facevano delle proporzioni, tanto più grossa è la sezione quando maggiore è carico, oppure sta nel rapporto inverso dei pesi, il braccio di leva sta nel rapporto inverso dei pesi, cioè in effetti quello che Galileo scriveva non lo scriveva in termini numerici come ho fatto Certo. io, ma in termini, diciamo, paragonando in proporzione. Un tema. Quindi vediamo l'ipotesi di Galilei, che era questa: lui ha messo in proporzione il carico P con la resistenza ultima che abbiamo visto. Quindi P sta R come H mezzi, vediamo nella prima immagine Sì. superiore dove c'è il sigma costante, cioè lui ha ipotizzato che la trave fosse uniformemente tensionata, in effetti, no? La tensione fosse uniformemente distribuita. Cioè, lo sbaglio di Galileo, cioè sbaglio meno sbaglio, diciamo, che poi si può anche verificare questo, se la trave diventa plastica, no? Certo. Però lui, nella sua ipotesi, nella sua mente, è come se lui avesse ipotizzato che la trave a sbalzo, soggetta a questo carico all'estremità, si fosse completamente Plasticizzato. plasticizzata, no? Quindi la tensione fosse uniforme. E quindi ha realizzato questa proporzione, e quindi ricavandosi un momento MG, che ho chiamato sigma con L, B per H quadri mezzi. Invece Coulomb, che poi è quella nostra scienza, no? Che noi ipotizziamo una distribuzione a farfalle, quindi il Certo. principio di conservazione delle sezioni piane, arriviamo a un altro momento che è sigma B per H quadri sesti. Andando ad Esatto. apportare i due, diciamo che Galileo ha sovradimensionato il momento resistente rispetto all'analisi elastica, però non all'analisi Certo. plastica, di 3 volte. Ma in realtà, se andiamo a fare un'analisi plastica, può darsi che ci troviamo con la stessa formulazione di Galilei, quindi questa è la differenza. Poi è facile ora per noi saper risolvere dopo 500 anni di storia. Vabbè, andiamo velocemente alle slide successive. Sì. Quindi, a partire da Galilei entrano in gioco gli ingegneri e la scienza, no? Quindi Huctentius, sic vis, Robert Hooke con la sua diciamo, famosa frase: come la deformazione così la forza, il problema di Galilei che fu risolto da Coulomb con il principio delle sezioni piane. Poi la prima università a Bologna nel 1189, fino ad arrivare alle École Technique di Parigi nel 1700, 1794. Quindi poi ci sono, andiamo avanti, diciamo, i nostri genitori per quanto riguarda la scienza, che sono sempre francesi, che dobbiamo farci? Sono sempre Ci francesi. tocca. Uno è Navier, che è stato quello che ha messo a punto la scienza delle costruzioni, l'altro il suo allievo, Barré de Saint-Venant,
che nel 1820-1840 pubblicarono il famoso libro, è inutile che lo pronuncio, non lo so pronunciare in francese. No, Comunque, neanch'io. sono i libri che noi utilizziamo ancora tutt'oggi, della scienza delle costruzioni, perché dall'epoca, da allora è stato cambiato poco per quanto riguarda i principi, della teoria dell'elasticità, che è quella che poi è stata, studiata da Navier e poi da Barrese e de Saint-Menard. Certo. Quindi, E poi qui c'è la rivoluzione la industriale. rivoluzione industriale, qui arrivano gli acciaisti, diciamo l'acciaio, quindi arrivano i ponti in acciaio, il primo ponte in acciaio realizzato in Scozia, di Ghisa, a dire la verità, del 1777. Che Poi ci bello. sta un ponte che è molto bello, già ne avete parlato con Borgogni, che è il ponte San Michele, che è un arco incastrato, vediamo, rispetto al ponte Garabit invece che è un arco semplicemente appoggiato all'estremità, vediamo le due forme là. Il primo, quello San Michele, fatto da Julius Rolfisberger, non so come si pronuncia, che è molto sottile in chiave mentre si va ad ingrossare all'imposta perché lì c'è l'incastro, mentre quello di Garabit DFL invece è più alto al centro perché lì la sollecitazione è maggiore. E invece un altro ponte molto Molto famoso, di cui vi curioso. parlerò dopo perché c'è una bella storia sul ponte, il Fort Rail Bridge, se andiamo avanti, realizzato in Sì, Scozia, che è in bellissima sta storia. È un'icona della Scozia. Forse è inutile che se giro la telecamera ti faccio vedere un'immagine che ho qui nello studio, che forse mi ha ispirato. Forse te la giro, va. Te Sì, dai, facciamo, vediamola tutti. la giro, vediamo un po' se riuscita. Si riesce a vedere qualche cosa vicino Devi a noi. alzare un goccino, alza un goccino. Aspetta. Io vedo due facce. Facce, allora, a fianco alle due facce, vediamo Ah, c'è un il Ford Bridge, eccolo là, lo vediamo. Sì, attimo. Ma chi sono assolutamente. quelle due facce? Sì, ci sono, si vede. E si vede l'esercizio. Sono queste cose che abbiamo qui anche davanti a E le noi. due facce, sai chi sono? Saranno i due progettivi del Ford Bridge. No, uno è Pierluigi Nervi e l'altro è Deone Belluzzi. Caospita, me l'hai detto prima, i due maestri, da lontano non ci vedevo. Allora, quella fotografia che hai visto in quel quadro, ce l'ho lì da 25 anni, forse l'ho fatta io quando sono stato in Scozia, quindi vidi questo ponte e feci questa foto e poi ho trovato quell'immagine del Human Cantilever, la mensola, Bellissima. con cui il progettista spiegava il funzionamento del ponte. Stiamo parlando di un ponte ad arco, più lungo ponte ad arco nel 1890, con campate di 520 metri, quindi è stato più lungo ponte in acciaio fino a ai giorni nostri, si può dire, ed è basata su semplici principi strutturali. Questo per dire, i principi strutturali su cui si basano queste grandi strutture, poi alla fine sono elementari, tant'è che il progettista, questo Bagger, che poi è una famosa frase, romantica chapter from Fairy Tale of Science, cioè una storia romantica dalla fiaba della scienza, in Sì. pratica, questa è una frase a lui attribuita, spiegò il funzionamento del ponte alla Royal Institution in Inghilterra, riportando questa foto che è famosa, è riportata in tutti i libri di testo che parlano di acciaio, di storia dell'acciaio, dove praticamente alle spalle di questi tre uomini c'è lo schema del ponte e gli uomini rappresentano gli elementi principali e strutturali. Certo. Cioè, in effetti vediamo due uomini che sono messi in corrispondenza delle pile, no? In corrispondenza dei piloni, che sostengono dei bastoni, il bastone inferiore, mentre le braccia sostengono una specie di asse dove è seduto un ingegnere giapponese, Kaiki Wakanabe si chiama, questo ingegnere si chiamava, e già all'epoca i giapponesi venivano in Europa a copiarci, perché questo nel 1890 venne a studiare in Europa, e quindi i giapponesi sono sempre stati così, fino al 1900, per scherzare. No. Quindi ma questo si trovò lì perché era andato a studiare all'università in Inghilterra e conobbe Bagger, e Bagger lo fece sedere sulla sedia per rappresentare il principio di funzionamento. In realtà il ponte come funziona? Cioè, ci sono due strutture a sbalza e l'asse centrale è semplicemente appoggiato dove sta l'ingegnere giapponese. Nel momento che si carica l'asse centrale, che succede? scomprime. Che le braccia delle persone vanno in tensione insieme alle funi che sono agganciate alle pile, diciamo, che sono agganciate alla fondazione, no? Quindi ci sono le braccia tese e le funi tese, mentre i due bastoni e la sedia e il corpo Scomprime, sì. dell'uomo è compresso. Quindi lui, Certo. attraverso questa immagine,
allegorica, semplicemente spiegò i principi di funzionamento del Fort Rail Bridge. Quindi la prima struttura in acciaio, 520 metri, cioè, quindi, però è conosciuta per questa immagine. Meravigliosa, È sembrata bella riportarla questa storia. bellissima, una storia bellissima questa. Andiamo E poi c'è la capriata, una delle mie cose avanti. Ah, questo preferite. diciamo il principio di funzionamento delle capriate, perché il Fort Rail Bridge è una struttura reticolare. Allora, nel mio libro sui principi strutturali, mi venne in mente di fare questa immagine per spiegare il principio di funzionamento delle capriate. Allora, questa è una semplice capriata classica dove c'è il tirante, ci sono i saettoni, c'è il monaco. Allora, per capire l'ingegnere strutturista che fa, guarda la capriata e deve capire quali sono gli elementi tesi e compressi. Allora, per Certo. spiegarlo al profano, io che ho fatto? Ho immaginato una persona che salisse sulla capriata e togliessi un elemento alla volta, cioè che la capriata è isostatica, se togli un elemento crolla, quindi Certo. la persona deve sostituire l'elemento che ha tolto e la persona può essere sia tesa o compressa. Quindi vediamo che la parte superiore, diciamo, il corrente superiore è compressa perché l'omino spinge, mentre il corrente inferiore è teso e i due saettoni sono compressi mentre il Certo. monaco è teso. Cioè, questo è un esperimento mentale per Ah, sì. capire il principio di funzionamento delle strutture e mi è sembrato bello riportare anche questa cosa qui. Andiamo Allora, ho riso perché Leonardo Bandini dice che tutto questo è sexy. avanti. Inizio, e sarà più sexy questa storia che ti vado a raccontare adesso. Oh, Abbiamo. è meravigliosa. Io spero che ci girino un film sul ponte di Brooklyn, perché è una storia incredibile questa. Sì. Allora, molto semplicemente, nelle foto che vedete c'è una famiglia, la famiglia Roebling, c'è il padre Augustus Roebling, c'è il figlio Washington Roebling e la moglie del figlio Emily. Tutte e tre sono stati coinvolti in questa storia che è la costruzione del ponte di Brooklyn, inaugurato nel 1883. Cioè, quindi siamo. Immaginate quante strutture si sono realizzate a fine secolo. La Torre Eiffel 1890, The Fort Rail Bridge 1890, il Ponte di Brooklyn 1883. Quante strutture in acciaio? Cioè, a fine 800 si sono realizzati capolavori in acciaio che noi ce li sogniamo adesso. Comunque, tornando al Ponte di Brooklyn, il progettista del Ponte di Brooklyn è stato il padre, cioè John Augustus Roebling. Da dove è nato, diciamo, l'esigenza di costruire questo ponte? In effetti dovete sapere che prima del ponte di Brooklyn, per passare da Manhattan a Brooklyn, che adesso sono due quartieri di New York, si attraversava l'East River con dei traghetti. Durante il periodo invernale questo fiume ghiacciava, per cui i traghetti erano costretti a rimanere bloccati per mesi. E quindi già nel 1850 Roebling, che poi è di origine tedesca e si è trasferito in America, aveva pensato insieme al figlio che era quindicenne che sarebbe stato possibile realizzare questa volta. Ci occorsero 15 anni affinché si creasse una società. Dopo varie gelate del fiume, si decise di costruire il ponte e si incaricò John Roebling, che era già famoso per altri ponti. Lui presentò il progetto, però, una volta presentato il progetto, mentre stavano per iniziare i lavori, subì un incidente, cioè stava a verificare dove doveva essere posizionata la fondazione, che un traghetto andava a sbattere contro la banchina, maciullandogli il piede, e lui praticamente gli tagliarono delle dita e prese una malattia, tetano, e morì nell'arco di pochi tempi. Quindi non ebbe neanche la possibilità di vedere l'inizio del suo lavoro. Ma il figlio, nel frattempo, Washington, che era ingegnere anche lui, che aveva eseguito il padre, e stavano cercando di collaborare, che fece? Diciamo, la società di costruzione, trovandosi non sapendo che cosa fare, pensò bene di dare l'incarico, di trasferirlo al figlio Washington, che fu colui poi che ha dato inizio alla costruzione. Quindi Washington Roebling, dopo la morte del padre, è subentrato più che altro come direttore dei lavori, perché Certo. il progetto originale è sempre stato quello del padre. Quindi ci sono state varie vicissitudini, adesso è inutile che vi racconti tutta la storia perché è una storia molto lunga, cioè tutti i vari. Però vi voglio solo raccontare un paio di fatti che sono: uno, i cassoni pneumatici, cioè queste fondazioni.
Immaginiamo il ponte di Brooklyn, cioè John Roebling aveva previsto di fondare la fondazione a circa 22 da un lato e 12 metri dall'altro lato nel banco di roccia che si trovava sotto il livello del mare, a meno 22 metri. Per fare questo esisteva solo una tecnologia all'epoca, che erano questi famosi cassoni pneumatici. Come funzionano? Cioè, questi cassoni sono realizzati in legno nella parte superiore e nella parte laterale, praticamente si vanno a restringere fino ad arrivare a pochi millimetri, perché che si fa? Si portano dove deve essere realizzata la pila, galleggiando, si galleggiano perché il legno pesa molto poco, Certo. dopodiché si incomincia a costruire da sopra, fino a quando si appesantisce e per il principio di Archimede il cassone affonda ed arriva sulla sabbia, diciamo, sul letto del fiume. In questo momento poi delle persone attraverso delle camere di decompressione si infilano, cioè attraverso queste camere scendono nella camera di lavoro e incominciano a scavare. Mano a mano che scavano e si costruisce sempre sopra, il cassone, se tu gli togli la sabbia da sotto, si affonda sempre di più fino ad arrivare sul terreno, sul suolo rigido. Ma per poter lavorare alla shooter, in modo che l'acqua non penetri all'interno del cassone, nel cassone si deve inserire dell'aria in pressione, e già che se arriva fino a 20 metri, siamo sull'ordine di grandezza, ogni 10 metri un'atmosfera. Quindi immaginate queste persone, stiamo parlando di 100 persone che lavoravano nel cassone, il cassone come due campi da tennis, 30 per 50 metri, una cosa immensa, una fondazione di 30 per 50 metri, lavoravano a tre atmosfere, quindi difficoltà. Quindi il cassone si arriva fino a sopra alla terreno buono. Poi a quei tempi non si sapeva niente dei problemi di decompressione e tutto. Io E sono questo è stato il subacqueo problema. e Cioè, questo è il stato il problema problema. della decompressione. Praticamente non si sapeva che dopo, quando si esce, bisogna uscire lentamente, cosa che sanno molto bene i sub quando fanno immersione. Esatto. Quindi gli operai, una volta che hanno finito il turno di lavoro, chiaramente volevano uscire subito. E quindi che succedeva? Si creavano delle bolle di azoto nel sangue che creavano delle embolie, e quindi nella migliore delle ipotesi ti creavano dei dolori lancinanti oppure delle paralisi, perché se la bolla si crea nella spina dorsale ti crea delle paralisi, ma se la bolla si crea nel cervello muori. E quindi si sono verificati tanti incidenti e morti, fino a 100, per la costruzione della fondazione. Diciamo che alla fine si scoprì un po' la situazione, tant'è che pure il progettista, cioè il figlio del progettista, Washington, in seguito a vari incidenti, perché lui pure scese giù, subì un incidente del genere e rimase paralizzato e la vide in giù. Alla fine il cassone, una volta arrivato sul suolo buono, viene riempito di calcestruzza e diventa la fondazione della pila. Però la storia continua perché Washington rimase paralizzato e quindi non poté più seguire i lavori. Dalla sua stanza con un canottiere seguiva l'andamento dei lavori e gli ordini agli operai e agli ingegneri che li portava. Entra in gioco la moglie Emily, che praticamente era una signora che aveva studiato un po' di matematica, ma presso al marito imparò anche un po' di ingegneria. Alla fine, dopo anni, questa signora diventò un ingegnere e fu il Certo. primo ad essere ammessa, la prima donna ad essere ammessa all'American Society of Civil Engineers, cioè l'ASCE, che nel 1890, la prima donna ad essere ammessa, perché praticamente a partire dal 1870 fino al completamento dell'opera fu lei a seguire i lavori e a dare gli ordini agli operai, fu la prima Splendido. donna a dare gli ordini. La Quindi prima ingegnera della storia. primo ingegnere, e questo è bello, perciò qui c'è alla fine c'è una targa che ricorda questo avvenimento sul ponte di Bellissimo. Brooklyn, che è stata messa lì dagli ingegneri di New York a ricordare questo avvenimento. Quindi poi ci sono tante di storie, per esempio il fatto che a un certo punto scoppiò tanto della pressione che stava all'interno del cassone che l'aria uscì fuori e si creò una bolla che andò in alto 150 metri, creando The Great Bolt, che scoppiò. Questo non lo sapevo. Oppure, non la sapevi, No. oppure il fatto che come venivano chiamati gli operai, Sand Dog, cioè praticamente delle marmotte
delle marmotte gli diedero questo nome. Quindi ci sono tante di quelle storie sul Ce n'ho cassone. una anch'io, vediamo se la sai. Sai i tiranti in acciaio, i primi, come venivano trasportati da una sponda a quell'altra? No, Con la barca, non veniva trasportato. in alto, se non mi ricordo male, se non è per questo ponte, per un altro, con l'aquilone. Fu detta una gara a chi portava il primo filo d'acciaio con un aquilone da una sponda a quell'altra. Non Hanno è qui, letto perché su non è perché gli qui. edifici stanno in piedi. Non mi ricordo se è questo o un altro. Sarà qualche altra cosa, perché questo qua, stiamo parlando di una campata di 480 metri, che è la campata centrale del ponte. Può Questo è un darsi. ponte sospeso, però c'ha anche dei tiranti, diciamo, se ritorni prima, c'ha dei tiranti, diciamo, delle funi strallate, e anche verticali. No, sempre sul ponte, esatto. Sì, eccoci qua. Sì, Quindi eccoci qua. 480 metri, c'è l'immagine in basso a destra che ti dice la filatura del cavo. Il Sì, cavo, bellissima. il primo cavo, c'è una storia su questo cavo, praticamente fu trasportato con una barca dall'altro lato, è un cavo di un pollice, quindi stiamo parlando di 2 cm pesante. Quindi nel momento che è stato messo il primo cavo, ci fu un ingegnere, diciamo, di cantiere, Farrington, che già lavorava con il padre, che si agganciò a una carrucola prima di aver attraversato il ponte con questa carrucola. Una volta messo il primo cavo, che si fa? Si avvolgono tutti i restanti cavi, si fa la filatura del cavo fino ad arrivare con circa 5.000 fili a un diametro di P 400, praticamente realizzando i due cavi principali a cui viene appeso poi tramite i tirantini l'imbalcato. E questa, diciamo, la procedura dei ponti sospesi. In questo caso è stata utilizzata questa procedura. Vedi, c'è anche l'immagine in basso a Certo. destra. Ora devo Questa è la ritrovare storia questa storia. di Brooklyn. E poi arriva il cemento armato. Vabbè, cemento armato, praticamente qui è una storia veloce, diciamo, sul cemento armato. Il cemento armato è stato inventato da un giardiniere, questo per dire, un ingegnere, a volte ci pensiamo che siamo chissà, in realtà molte volte le cose le inventano le persone che non hanno niente a che fare con noi, i giardinieri che si accorse dell'armatura nel calcestruzzo. Il calcestruzzo già si conosceva e quindi inserì questa armatura, ma già conosceva dei principi saggi, per esempio, e subito corse a brevettare solette, travi, eccetera. Quindi fece un sacco di brevetti. Pure un americano che era un avvocato, Dessau Hayat, che inventò le travi composte cioè calcestruzzo, praticamente Ecco. inserendo la trave in acciaio, dentro al solaio, per renderla, diciamo, la proteggere dall'incendio, perché prima si pensava all'incendio. Poi Certo. c'è stato uno che, Nmic. possiamo dire, fra virgolette, che ha fatto i soldi col Sì. calcestruzzo, diciamo, che è stato François Nmic, che era un costruttore, un muratore, che poi divenne progettista, non si sa come, che si brevettò delle travi, che si chiamano travi Nmic, e inserì in queste travi, pensò bene di inserire delle armature che noi conosciamo, i sagomati, le staffe, eccetera, con cui ha realizzato centinaia di ponti, fra cui il ponte Risorgimento a Roma, che sta ancora lì. Certo. Quindi, e poi ci sta alla fine il nostro ritorno come finale, il nostro Pierluigi Nervi, che diceva che praticamente questo diciamo, la conclusione di questo nostro incontro è Pierluigi Nervi. La più efficiente e più logica regolamentazione sulle costruzioni di cemento armato dovrebbe limitarsi a questi punti: controllo della produzione di cemento, obbligatorietà della progettazione e costruzione da parte dei tecnici laureati, obbligatorietà del collaudo. E questo è stato fatto dalla normativa. Però quello che non è stato ancora fatto sono ancora questi due punti. Il disastro edilizio è causato o da fatti imprevedibili o da errori assolutamente grossolani ed elementari. Tanto in un caso quanto nell'altro, l'efficacia della regolamentazione è quando mai limitata. Per non dire nulla, cioè in definitiva Pierluigi Nervi diceva che la regolamentazione sì va bene, però non è che ti cautela dalla sicurezza, Certo. ci vogliono ben altre cose. Infatti, alla fine lui che diceva: attuali incongruenze, immaginate queste cose, queste parole sono state scritte nel 1940, di una regolamentazione che in contrasto all'imponenza e all'autorità della legge riunisce in un complesso di norme che non sono e non possono essere insufficiente per gli incompetenti, inutili per i competenti, inefficaci nella precisazione delle responsabilità e in complesso totalitariamente non operante nel riguardo alla sicurezza di costruzione cementizia. Togliete questo e metteteci NTC 2018, e quindi avete la sensazione di che cosa pensava Nervi delle normative. Sì. Quindi con questo finiamo il nostro incontro.
E ce l'abbiamo fatta. Grande Vincenzo. Allora, intanto ti voglio fare una domanda personale. Com'è stata questa esperienza di una diretta Facebook? Sappi che ti dico qualche numero per farti capire quanto le persone ti vogliono bene, perché ci tengo tantissimo. E sono un ingegnere, quindi un po' di numeri mi piacciono. Sappi che ci sono. Aspetta, eh. Più di 234 mi piace, più di 100 commenti e 38 condivisioni e praticamente intanto almeno 28.000 persone sono state raggiunte da questo video. O tu hai raggiunto 28.000 persone. Non tutti hanno guardato tutto, però l'hanno visto qualcosa. Ah, no, mi aspettavo, mi fa piacere perché ho voluto parlare di questo argomento perché è un argomento che ci tenevo molto, molte volte trascurato, quindi, ma pure per farci, ecco, a volte per rompere, perché siamo in un periodo molto brutto, questo qui, siamo tutti quanti chiusi, eccetera, quindi pensare in positivo, queste cose ti fanno pensare in positivo perché ci fanno pensare alla bellezza, a quelle che è stato nel passato la grandezza di questi uomini, di queste strutture che sono state realizzate. Perciò ci tenevo a fare questa cosa e E io quindi è stata una bella esperienza. ti ringrazio tantissimo per questa cosa Grazie. e ti ringrazio soprattutto perché ci hai dedicato tanto tanto tempo il giorno del tuo compleanno, che è un'altra cosa che rende speciale questa cosa, guarda. Appunto, vabbè, diciamo che non è finito questo giorno, sono le 8:10, quindi c'è la cena stasera, festeggiamo. Ho Certo. festeggiato con tutti voi questa cosa, il mio compleanno, mi è fatto molto piacere stare qui con te. Oggi è stata una bella giornata e quindi ho voluto festeggiare un po' tutti gli amici e tutti quelli che mi conoscono attraverso Facebook. Anche Poi, perché si deve dire una cosa, Vincenzo, la tua passione trasuda dai tuoi libri, ma trasuda in ogni tua parola, in ogni cosa che fai. Quindi è difficile non essere affezionato a te. E infatti ti faccio qualche doma una domanda che mi hanno già chiesto più persone. Ma ho detto, dove si compra il tuo libro? Che prima hai parlato del libro, lo possiamo dire, Edito Flaccovi Editore. certo, no, Quindi. abbastanza, cioè, a parte che il libro diciamo, si trova su tutti, anche su Amazon, però consiglio di rivolgersi all'editore, magari uno può ottenere un'attenzione particolare dicendo magari che ha la copia precedente della precedente edizione, quindi consiglio di rivolgersi all'editore, però si trova anche su Amazon. Ok, allora io concluderei con due cosine e poi ti lascio andare. Una domanda di Daniele merita perché te l'avrei fatta anch'io. Fa professore una domanda. Secondo lei, in che direzione deve andare la nostra professione di strutturisti? Dove stiamo sbagliando, se così fosse, e dove dovremmo migliorare? Questa è una bellissima domanda, Vincenzo. Sai che non me l'aspettavo questa domanda, mi dà l'occasione per anticipare una cosa che mi ero dimenticato, ma anche perché non volevo sfruttare questa vetrina che tu mi hai messo a disposizione. Allora, è una bella domanda perché me la sono posta anch'io, me la sono posta e ho dato una risposta a questa attraverso, mi dispiace però devo fare un po' di pubblicità al mio libro, Ma no, perché no, figurati. Il libro che adesso è stato pubblicato oggi, questo qua, Teoria pratica delle strutture in acciaio, e che poi c'è una storia perché sono molto legato a questa cosa, è stato originato proprio da questa domanda. Me lo sono chiesto anch'io, perché ho verificato negli ultimi anni, perché mo, indipendentemente dai principi strutturali, noi siamo degli strutturisti, io lavoro in zona sismica da tanti anni e mi occupo di progettazione strutturale in zona sismica. Principalmente di strutture in acciaio, ma anche di cemento armato, muratura, cioè noi Certo. strutturisti ci piace qualsiasi materiale. Certo, ognuno ha il suo fi figlio Certo. preferito, cioè il suo È preferito vero. è l'acciaio, però non mi dispiace il cemento armato, a pensare che Pierluigi Nervi, il mio maestro, era affezionato moltissimo al cemento armato. Però Caspita. tornando a noi, dove dobbiamo andare? Allora io ritengo che la normativa attuale e il modo di diciamo, insegnare o di trasmettere cultura ingegneristica all'università non sia, diciamo, il massimo che si possa fare, perché si sta dando l'impressione, io lo vedo ai ragazzi che vengono nello studio ai primi anni, ne abbiamo parlato prima, pure prima con Brian, che uscendo dall'università pensano di saper progettare, di saper fare tutto. Io ho fatto un esempio, non lo so, che mi riguarda molto. Mi ricordo, io mi sono laureato abbastanza presto e anch'io ho fatto tutta la gavetta, sono stato in uno studio professionale, ho lavorato in zona sismica per 3-4 anni, ho
ho cercato di imparare il mestiere, eccetera. Quando sono uscito dall'università era più o meno la stessa cosa di adesso, no? Non ci davano nessuna cognizione. Ecco, questi principi, tutte queste cose che io vi ho mostrate, le ho imparate da me dopo, leggendo dei libri di architettura, leggendo dei libri di storia dell'arte. Io non avevo mai fatto storia Certo. dell'arte o storia dell'architettura, non mi è stato insegnato. E quando ho scoperto, io, ingegnere strutturista, 25 anni, 26 anni, ho scoperto il mondo che stava fuori, l'architettura gotica, l'architettura romanica. Mi sono sentito, nonostante la mole, Ryan mi conosce, così piccolo di fronte a questi ingegneri di 1000 anni fa che non avevano nessuna cognizione di scienze. Ma io non so niente, io non sono nessuno in confronto al costruttore del Pantheon, perché io non sarei capace di fare il Pantheon, non sarei capace di fare una chiesa gotica. Quindi ci dobbiamo rendere conto che tutto quello che noi facciamo deve essere, non è la verità assoluta. Certo. Allora, in sintesi, la progettazione strutturale si compone di tante cose che non è, come ho cercato di dire anche in queste slide, che non è solo l'analisi teorica e la modellazione, cose che ci viene insegnata nelle università e in tutti i corsi che noi facciamo, il pushover, la pushover, l'analisi dinamica non lineare, l'analisi statiche, cioè, queste cose servono, però sono delle cose secondarie rispetto a quello che è veramente la cosa importante, che sono la regola d'arte, la progettazione strutturale, le capacità dell'ingegnere, la conoscenza dei materiali, la geometria, la forma. Conoscere la forma, conoscere il baricentro delle rigidezze, il baricentro delle masse, la differenza, che importanza hanno nella configurazione strutturale, la qualità dei materiali è importante. Oggi un ingegnere che esce dall'università non sa nemmeno il calcestruzzo come si compone, di che cosa è fatta, non sa nemmeno una saldatura come si fa, o come si avvita un bulone, che cos'è una chiave dinamometrica, cioè come è La formata muratura non viene praticamente accennata una struttura. in tanti Niente. corsi, Però che è poi la nostra base. alla fine io nella prossima presentazione che farò, perché diciamo vi anticipo che farò una presentazione del mio volume, vi parlerò di questi argomenti. Ho riportato le immagini di crolli degli ultimi terremoti avvenuti in Centro Italia e all'Aquila, dove ho verificato io personalmente, perché ci sono stato all'Aquila, degli edifici nuovi, cioè realizzati da pochi in cemento armato, crollati miseramente. Allora, per quale motivo? Perché è stato dimostrato, non diciamo, adesso non posso dirlo con certezza, però diciamo che un dubbio ti viene, no? Perché se vai a confrontare lo spettro di risposta reale con lo spettro di risposta elastico della normativa, per esempio, ti ritrovi che la forza che ha ricevuto l'edificio è addirittura a Forche Canapine, che è una località vicino ad Amatrice, 21 volte superiore rispetto allo spettro di progetto, per esempio. Quindi, in edificio, un ingegnere che si fosse trovato a progettare solo semplicemente applicando la normativa, quindi seguendo le regole, eccetera, alla fine il suo edificio sarebbe crollato. Invece, uno strutturista vero non avrebbe fatto, non si sarebbe affidato, come noi non ci affidiamo alla normativa, e questo ce lo diciamo fra di noi, cioè la normativa è solo. Per me rappresenta solo, diciamo, una guida, però la mia normativa sono i libri, sono la scienza, la regola d'arte, l'esperienza. La normativa la seguo fino a un certo punto, anche se non dovrebbe essere così perché è una legge dello Stato e quindi va seguita. Però molte volte ti può trarre in inganno e portare a degli errori. Quindi quando le cose diventano troppo complicate, bisogna affidarsi alle cose semplici, come facevano nel passato. Vedete, il Port Rail Bridge, il ponte di Brooklyn, tutte queste strutture sono state realizzate senza normative, senza scienze, però stanno lì. Però abbiamo visto che il ponte di Morandi è crollato, oppure abbiamo visto che dei ponti di nuova realizzazione in America sono crollati, oppure delle strutture in cemento armato realizzate all'Aquila sono crollate. Diciamo, eppure noi dovremmo essere migliori rispetto a quelle di prima. Questo per dire che Abbiamo più comunque. strumenti. Comunque bisogna tener conto che di tante cose che formano la nostra professione e bisogna dare valore a queste cose. La normativa è importante, però ha valore anche tante altre cose che l'università, l'esperienza dovrebbe mettere in conto e non dare l'impressione allo studente che con un semplice software, che magari non si sa nemmeno come funziona, vediamo i crolli che si sono verificati in Emilia dei capannoni prefabbricati. Magari il software ti dice che funziona, in realtà non funziona.
Quindi tu progettista sei tu quello che deve decidere se la struttura va bene o no, perché alla fine ognuno di noi si troverà ad avere a che fare con un CTU, con la magistratura, che ti dirà: ingegnere, ma lei non ha seguito questo, non ha fatto. Quindi tu devi essere, alla fine sei sempre responsabile. Questo per dire, mo, mi sono dilungato un poco, ma la risposta penso che No, era ma questa. è chiarissima perché poi ci si combatte con lo 0,99 o lo 1,01 della verifica. Cioè andare oggi, no, all'indice di sicurezza, del rapporto tra la PGA, domande e capacità, eccetera. Cioè, che senso ha? Il fattore di struttura, per esempio, che è un semplice fattore empirico. Noi diamo valore a queste cose quando da una normativa all'altra, se vende la normativa americana, per esempio, c'è un altro valore il fattore di struttura. Certo. Questo per dire che a volte si dà l'impressione che quello che stiamo facendo è una scienza esatta. Ci dobbiamo, ecco, la risposta è questa. La nostra non è una scienza esatta. Noi siamo dei tecnici. La nostra capacità come progettisti e strutturali ci basiamo sulla scienza, però non è l'unica, cioè è come se noi avessimo un arco, una faretra con tante frecce all'interno e noi ne prendiamo una alla volta di quelle frecce e le utilizziamo per fare strutture. Quindi è non solo una freccia che è l'analisi, ma ci sono tante di quelle frecce che Certo. bisogna tenere conto e questo bisogna avere più importanza e dare più importanza a tante, a tutte queste cose qui, cosa che non viene fatta. Ma allora Vincenzo, è per questo che vedo le freccette nel tuo studio lì dietro? Questo, le frecce. Ogni volta che devi pensare, Queste quando mi nervosisco, ti prendo qualche freccia e la lancio contro qualcuno, penso nella mia mente chi è che ha scritto queste cose e la lancio. Ci puoi mettere la copertina delle norme tecniche lì, così Sì. quando ti arrabbi. No, esatto, quella lì sì, mi hai dato una buona idea, mi hai dato una buona idea. Ci Va metto bene, la Vincenzo, io ti rimando a casa perché sennò si preoccupano perché è il compleanno ed è giusto così. Grazie mille di essere stato con noi, spero che tu ti sia divertito. Sì, certamente, grazie a tutti di averci seguito, mi è fatto molto piacere stare qui con voi stasera e festeggiare insieme a voi. Grazie di tutto. Ancora grazie, buona serata Arrivederci. Vincenzo, Ciao. ciao, ciao a tutti, Ciao. ciao ragazzi.